Grazie Presidente. Prima di illustrare quello che è la mozione per il mantenimento del punto nascita e del reparto di pediatria presso i presidi ospedalieri di Latisana e Tolmezzo, con i rispettivi impegni per la Giunta regionale, vorrei partire da quelli che erano gli impegni che sono stati assunti dalla Giunta regionale con la votazione della precedente mozione, quella del 27/5/2015, che era stata emendata dalla maggioranza. Ricordo la nostra richiesta era semplicemente quella di mantenere aperto il punto nascita reparto di pediatria alla Tisana. Questo impegno è stato sostituito da quello che vi leggo adesso. Ad effettuare in un tempo congruo, che non era quindi definito, e garantendo nel periodo transitorio condizioni adeguate allo svolgimento del servizio, le opportune valutazioni in merito al riconoscimento dei requisiti necessari per le conseguenti scelte sul mantenimento del punto nascita, basandosi non solo su dati attuali, ma anche sulle prospettive di sviluppo conseguente alla politica di riordino. Quindi c'era, riassumendo alcuni punti che mi sembrano importanti, quello di garantire in questo periodo transitorio della scelta condizioni adeguate allo svolgimento del servizio e nella scelta che sarebbe stata presa dalla Giunta, quello di basarsi non solo sui dati attuali ma sulle prospettive di sviluppo. Ricordo la scelta che veniva presa dalla maggioranza di chiudere uno dei due punti nascita tra Latisana e Palmanova era motivata anche e soprattutto dal fatto che presso il punto nascita di Latisana non venivano raggiunti i 500 parti che vengono stabiliti dall'accordo Stato-Regioni come limite sotto il quale non andare. Ecco, cosa è successo nel frattempo? Si è parlato di mantenere condizioni adeguate. Per mantenere condizioni adeguate credo che devono essere mantenute condizioni adeguate sia dal punto di vista strutturale che sotto il profilo delle risorse umane. Io vi posso dire che rispetto al numero di pediatri presenti alla Tisana, dal 2014 nel 2015 sono diminuiti di 2 unità. Nel gennaio 2016 sono diminuiti di altre 2 unità e infatti questa diminuzione aveva portato il direttore generale, il dottore Pilati, a ipotizzare a dicembre la chiusura del punto nascita. Però adesso mi concentro più sulle risorse. Per cui risorse umane in calo, requisiti strutturali. Sappiamo che abbiamo un reparto che da 2 anni non è stato reso pronto, ma non è ancora stato utilizzato. Quindi abbiamo un reparto nuovo, pensato anche secondo criteri ottimali per le mamme e per i bambini, che è 2 anni fermo lì, mancano solo i mobili. Nel frattempo, nel reparto vecchio, ci sono state infiltrazioni, 17/6/2015, pioggia intensa, e quindi per problemi di manutenzione della grondaia, che poi si sono ripetute anche il 19/10, piove nuovamente all'interno del reparto di ostetricia. Nel frattempo c'è stata una commissione regionale, la commissione terza si è riunita per discutere, abbiamo avuto l'audizione del sindaco di Palmanova e di Latisana, ecco, in quell'audizione sono stati forniti dal sindaco di Palmanova dei dati che non corrispondono a verità, e io lo voglio ricordare, tra l'altro anche sui tassi di mortalità per quale dovrà rispondere perché c'è una querela in corso. Inoltre si diceva che il punto nascita c'è un calo naturalmente delle nascite generalizzate, si facevano alcuni pronostici che naturalmente non si sono avverati, si diceva che mai il punto nascita di Portogruaro avrebbe chiuso, infatti ad agosto il punto nascita di Portogruaro chiude, si dice che avrebbe dovuto aprire ad ottobre, infatti ad ottobre il punto nascita di Portogruaro non è riaperto, doveva riaprire a febbraio ma sicuramente non riaprirà a febbraio, e quindi si sono forniti dei dati errati per valutare quale punto nascita chiudere. Dopo questa audizione c'è stato un sopralluogo presso il punto nascita di Palmanova
e di La Tisana, in cui ci sono stati forniti dei dati e sono state fatte delle domande precise al direttore generale, su cui dopo noi, come anche il consigliere Pustetto, abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti. Allora, nel frattempo, in quella sede è stato detto che bisognerà chiudere per carenze di pediatri. Il 2 dicembre è stato indetto un bando per pediatri a tempo determinato. Infatti si diceva ci sono carenze di pediatri. Io la domanda che avevo fatto era: ma i concorsi sono fatti a tempo determinato o indeterminato? Perché un pediatra va dove ha una garanzia di futuro, di stabilità, e anche dove sicuramente ha prospettive di lavoro, non dove un punto nascita probabilmente potrebbe chiudere da un momento all'altro. Ecco, cosa è successo poi? Una cosa secondo me molto grave. Se sono verso il 10 del 12 sono stati incominciati a fornire alle mamme che lì andavano a partorire delle indicazioni di non andare più a partorire lì, in maniera informale, ma poi anche fornendo un foglio in cui si consigliava di andare a partorire a Palmanova. Ecco, questo prima che fosse sancita nessuna la chiusura del punto nascita, anche provvisoria, come poi è avvenuto. Ecco, sono state fornite, come dice qui il foglio che veniva consegnato alla mamma, in ottemperanza le nuove disposizioni aziendali, no? a rivolgersi presso l'ospedale di Palmanova Iannicco. Cosa molto grave, ci è stato detto che poi dovevano fare un controllo per come mai era successa questa cosa, anche se il direttore generale negava di aver dato indicazioni. Questo è stato fornito alle mamme che andavano a partorire alla Tisana. Come sapete, l'esito della chiusura temporanea di sospensione decretata dal direttore generale è stata ritirata su sollecitazione della presidente Seracchiani, dell'assessore competente, e si sono cercati dei pediatri. La governatrice poi, verso metà mese, anche a fine mese, anche in una trasmissione televisiva, a Telefriuli, il 23 del 12, dichiarava che lei ha cercato una collaborazione col Veneto, ma che il Veneto vuole riaprire Porto Gruaro, quindi non c'è verso, e quindi evidentemente non si possono tenere due punti nascita lì e bisognerà chiudere. Ecco, nonostante tutte queste campagne mediatiche, nonostante quello che è successo poi anche successivamente, delle cose secondo me molto gravi, in cui c'è stato delle dichiarazioni che secondo me diciamo poco trasparenti, o comunque delle affermazioni che contenevano delle incongruenze, non c'è stato raccontato secondo me tutta la verità. Voi mi direte, non è possibile che, come è stato detto, la Presidente Seracchiani dica non è stata presa nessuna decisione, e poi veniamo a sapere dal vicepresidente del Veneto che invece, secondo lui, una decisione c'era già stata per la chiusura del punto nascita di La Tisana. Evidentemente qualcuno non la racconta giusta. Non vogliamo dire che la Presidente abbia mentito, però sappiamo che in politica si trovano sempre facilmente delle giustificazioni. Ci sembra di vivere, in realtà separate. Adesso, recentemente c'è stata anche la conferma delle onde gravitazionali, no, di Einstein. Ecco, questo potrebbe giustificare l'esistenza di mondi paralleli. Ci sembra di vivere in mondi paralleli. Un mondo in cui due consiglieri regionali vanno a Roma, parlano con il ministro, parlano con i tecnici, e gli viene detto che ci sono buone anche motivazioni che potrebbero sostenere una deroga, e un altro mondo in cui probabilmente una deformazione spazio-temporale provocata da una telefonata della Presidente Seracchiani, il Ministro non ha mai parlato con questi consiglieri regionali. Questa è una cosa che è difficile da spiegare, ma le onde gravitazionali possono spiegare anche questo. Esiste in audizione, ci hanno detto che il costo per la ristrutturazione di La Tisana era 300.000 euro, quello per Palmanova 350.000 euro, o meglio, dal verbale della Commissione, 335.000. Ecco, io ho qui invece, poi c'è un'altra realtà che è venuta fuori dalle richieste di accesso agli atti, in cui si dice che intanto i 300.000 sono sovrastimati, perché in realtà bastava comprare gli arredi, per cui 200.000 probabilmente erano
sufficienti. Mentre per Palmanova non si parla solo di 335.000, si parla meglio di 885.000, perché venivano tolte il blocco operatorio, che era 250.000, e in più bisogna sommare altre 850.000, quindi 1.435.000. Quindi, diciamo che abbiamo dei grossi dubbi su come è stata gestita questa vicenda da parte della Giunta e da parte del Direttore Generale. Noi vorremmo ricordare che il rischio è che la politica deleghi, ancora una volta per non metterci la faccia, mi dispiace che non ci sia qui la Presidente Serracchiani, questa decisione ai tecnici. Ecco, io vorrei ricordare, e sono quasi in chiusura, anche la richiesta del PD della Bassa Friulana, che chiede come mai, visto che c'è stato un concorso a tempo indeterminato, che è scaduto a fine gennaio, non si dà seguito a questo concorso e si è preferito fare un concorso a tempo determinato o rinnovare la convenzione con la SS5, pagando gettoni che costano di più. C'erano 16 pediatri che hanno risposto. Non vorremmo che questo sia fatto, appunto, perché comunque c'è l'intenzione, anche se non dichiarata, di voler chiudere e di non metterci la faccia e lasciare che questa decisione sia presa dal direttore generale, che potrebbe in queste ore decretare proprio la chiusura del reparto. Ecco, a fronte di questa imbarazzante vicenda, io chiedo di avere una chiusura degna di chiudere questa pagina, che credo sia una tra le peggiori di questa legislatura riguardante la sanità regionale, e di accettare la nostra mozione, che chiede semplicemente di interloquire col Ministero, perché era una deroga ai 500 parti per la tisana, incominciare un'interlocuzione per pensare anche a Tolmezzo, che ha chiuso poco sopra i 500 parti, ma come per la tisana è situato in una posizione strategica, e lo ricordo, e l'hanno detto i comitati, hanno detto tutte le cittadine che hanno mandato la mail, ci vogliono 35 chilometri per andare dalla Tisana a Palmanova e da Lignano bisogna assommare altri 18 chilometri, per cui 53 chilometri, per cui circa un'ora di tempo in condizioni ottimali. Con il traffico nel periodo estivo e con l'apertura del cantiere alla terza corsia, questa oretta potrebbe aumentare, e non so se si vuole usare l'elicottero per tutti gli interventi delle mamme che devono partorire e dei bambini, che lo ricordo, oltre a venir chiuso il reparto il punto nascita, viene chiuso anche il reparto di pediatria, e il pediatra sarà presente durante la settimana dal lunedì al venerdì solo dalle 8 alle 20, quindi non di notte, e sabato, domenica e giorni festivi solamente dalle 8 alle 14, per cui bisognerà portare i bambini lungo questo percorso e le mamme, no, i bambini per quanto riguarda l'emergenza pediatrica, presso il punto nascita di Portogruaro. Per cui chiediamo all'assessore, gentilmente, se può ritirare la delibera che impone la chiusura di entrambi i punti nascita e di uno dei due punti nascita, e di lasciare che, soprattutto in questo momento in cui resta ancora chiuso a Portogruaro, per cui dal nostro punto di vista è antieconomico e non sicuro, non imporre assolutamente la chiusura di La Tisana. Grazie. Grazie. La seconda mozione viene illustrata da Riccardi, prego. Io potrei ripercorrere, praticamente sovrapponendomi alle tutte le cose che abbiamo ascoltato da il collega Usai, le quali sostanzialmente mi vedono condividere quanto ha spiegato. E potrei anche cercare di illustrare le ragioni di questa mozione, come ormai siamo abituati a fare a questo mondo. Qui ci sono i rappresentanti dei comitati, quindi io cosa dovrei fare? Siccome ho la speranza di prendermi una preferenza in più, di dire che ha ragione loro, cose semplici, no? Io invece voglio cercare di fare un altro ragionamento ritengo possa essere un po' più responsabile, perché le cose che ha detto Usai sono responsabili,
sono molto responsabili, non ha fatto una illustrazione da curva nord. E quindi, davanti a questioni così delicate, provo a immaginare come si sta seduti sulla poltrona di Presidente della Regione e di Assessore alla Salute, con un bilancio di disponibilità della Regione che va a 3 miliardi e 400 milioni, più o meno, dove 2 miliardi e 2, 200 eroti, quel che sono la salute, la sanità, il servizio sanitario regionale. E quindi c'è un problema di razionalizzazione, cioè le scelte, la politica, le scelte difficili, in particolare in questi tempi, se sei responsabile e lungimirante, ti portano a fare delle operazioni spesso che scontrano con la volontà e le aspettative dei cittadini, i quali sono preoccupati delle condizioni loro. Allora, e non cito gli atti, le cose che ha detto USAI, che stanno all'interno, gli atti di pianificazione, la riforma, gli standard, le Balduzzi, la salute, il PATI, tutte quelle robe lì, no? Non serve, le abbiamo dette mille volte, non serve ripetere. Allora, chi ha cultura di governo decide se vuole esercitare la sua azione politica con la responsabilità della cultura del governo oppure se vuole fare dispetti, perché tanto all'opposizione è facile fare dispetti. Vede, Assessore, io avrei seguito un ragionamento complessivo rispetto alla partita della sanità e quindi in particolare dei punti nascita con le regole che ci sono. Magari avrei su questo sarei stato d'accordo, su altro no, ma se noi abbiamo un tema all'orizzonte che vuole cercare di dare una risposta rispetto a una condizione della spesa che deve incrociare la qualità del servizio, la sicurezza, tutte cose che insomma riteniamo tutti condivisibili, avrei capito non la scelta che lei ci dirà non è ancora presa, no? E già questo non funziona, no? Perché ci prendiamo in giro, perché almeno affermiamo le cose e la verità per le cose per quelle che sono. Che è vero, è questo il nodo, no? Cioè, sarei stato in difficoltà nel contestare una scelta strategica di fondo dove alla fine l'orizzonte non è la contabilità dei 5 parti più e 5 parti meno. Perché tutti sappiamo che se vogliamo andare verso una certa direzione e assumiamo questo tipo di responsabilità, probabilmente in quell'azienda i punti nascita da chiudere, se dovessimo essere coerenti rispetto all'impostazione della sua riforma e tutti quegli altri atti ai quali aggancia la giustificazione di questa vicenda di chiudere la tisana, dovremmo dire che invece di 3 punti nascita ne dovremmo fare 1. Allora io mi domando se questa è l'orizzonte. Io da tutte le cose capisco, sono uno che fa difficoltà a capire, l'orizzonte è quello. Ma se l'orizzonte è quello, perché la politica non ha la responsabilità di assumere queste decisioni e alla fine prende la decisione più semplice? Cioè la mette nel contesto in cui ci troviamo, qualche settimana da qualche elezione, fa la contabilità rispetto ai punti nascita dove sono e magari ai sindaci che governano quelle città. Allora, io mi aspetterei atti di coraggio e di responsabilità. Allora, ci misuriamo sugli atti di coraggio, non sui mezzi atti che tengono insieme il balletto, posto che, secondo me, il tema legato all'unico punto nascita esistente, proprio perché c'è il sistema turistico, un'altra regione che ragiona per sé,
probabilmente dovrebbe essere proprio quello che alla fine chiudete, anche se lei oggi ci dirà che non è vero. Ma la cosa sconcertante di tutta questa vicenda è il modo con il quale è stata condotta. E io non voglio scomodare gli investimenti, le visite, le cose, voglio solo citare un atto, in maniera che qualcuno poi mi spieghi perché. Perché questo atto determina il perché, senza neanche scomodare i consiglieri regionali che si fanno carico di cercare di ragionare col Ministero, andare dal Ministro, dal Direttore, poi il Ministro dice che perché... Cioè sì, non verrete mica a spiegare a noi che non è partita qualche telefonata quando dal Ministero si dice che sì, in realtà ci sono le condizioni per tenere aperto il punto nascita. Allora, quello che non funziona, e su questa roba qua io non avrei mai creduto di dover essere d'accordo con Pustetto, no? Nella vita bisogna sempre stare zitti, perché ti può sempre capitare qualche cosa che è il contrario di quello della quale tu sei convinto. L'atto che grida vendetta rispetto a tutta questa vicenda, perché USAI ha parlato di un bando. Noi ci siamo visti alla tisana con il primario che diceva: guardate qua, non ci sono le condizioni di sicurezza, non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ci sono i pediatri. Cioè qui il sistema... Poco vale il fatto di aver speso centinaia di milioni di euro, le ragioni che i comitati avanzano rispetto alla tenuta del sistema, i livelli di sicurezza. Addirittura adesso la sfortuna è che siamo sulla soglia, no? Cioè siamo sulla proiezione 500, quindi diventa addirittura un problema. Allora voi dovete, lei mi deve spiegare una cosa, ma mi deve spiegare con e sono sicuro che lo farà perché lei è una persona onesta e so perfettamente cosa intimamente pensa. Lei mi deve spiegare, perché io so che lei è d'accordo di fare un punto nascita solo, io lo so, allora lei mi deve spiegare una cosa, visto che questi pediatri non ci sono, mi spiega perché l'azienda sanitaria fa un bando a tempo indeterminato, l'ha detto USAI prima, no? Un bando a tempo indeterminato dove alla fine i pediatri non ci sono, ne arrivano 16 per due posti. Per due posti ne arrivano 16. E attenzione, il bando è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione il 23 dicembre 2015 con scadenza il 21 gennaio 2016. Poi sappiamo come funzionano i concorsi, no? Ci sono le commissioni, le carte, bisogna mandare le raccomandate, bisogna ricordarsi che uno venga a... 16 posti a tempo, 16 persone pronte a andare a prestare servizio e rimuovere quella condizione che lo stesso primario garantiva sui i rischi di sicurezza della punto nascita della tisana. Bene. Ma allora, c'è qualcuno che mi spiega perché... Il 10 febbraio, tra le carte che stanno facendo il giro delle poste del mondo per mandare avanti quel concorso a tempo indeterminato, perché l'azienda il 10 febbraio 2016, con scadenza 22 febbraio 2016, pubblica un bando per pediatri a tempo determinato? Condizionando l'esito di questo bando alla conclusione del bando a tempo indeterminato, del concorso a tempo indeterminato. Allora, tra l'altro, e naturalmente le mie fonti sono fonti che non stanno né in cielo né in terra, e quindi mi assumo la responsabilità delle stupidaggini che sto dicendo, no? Sapendo che c'è qualche atto già pronto. Oggi cos'è il 22, 23, 24, 25, boh, qualche giorno. Dove? I pediatri non ci sono, no? Non ci sono. E quindi, per garantire le condizioni di sicurezza, qualcuno si assumerà la responsabilità di firmare la letterina dove si dice che si sospende il servizio, no? Allora, ecco, vede, Assessore, quando dico intimamente, io so che nella politica di programmazione sanitaria, con una serie di atti che questa Regione ha firmato, secondo me sbagliando, anche perché lo dice la Corte Costituzionale, ci mettiamo i soldi e decidiamo noi. Però questi giochetti, perché o lei è in grado di spiegarmi, se io faccio un concorso
a tempo indeterminato per due posti e si presentano in 16, mando avanti quella roba per risolvere. L'ho fatto io perché devo capire in realtà quello che mi serve per tenere in piedi questo punto nascita. E a un certo punto quella cosa lì non capisco perché non va avanti, ne faccio un altro sulla stessa condizione, per la stessa professionalità, a tempo determinato. È chiaro che a tempo determinato, come in precedenza, non mi arriverà nessuno. Intanto per il teatro lo pago 700 euro a notte, quelle cose che si fa. Allora, perché succedono queste cose? Perché? Perché? Perché alla fine il tempo, il bando a tempo determinato non arriverà nessuno e quindi siccome non sarà evasa tutta la pratica determinata dal concorso a tempo indeterminato porterà alla dimostrazione della insicurezza del punto nascita e quindi bisogna chiuderlo. Allora, io posso scontrarmi con lei e addirittura condividere che lei vuol tenere in piedi un sistema dove addirittura il limite minimo può essere di 1000 parti. 1000, non 500. Però non sti giochetti. Perché questi sono giochetti. E io penso che davanti a questi giochetti la tolleranza e anche la responsabilità di qualcuno probabilmente si trasformerà in altro. Bene, grazie. Mi raccomando sui intervengo piedi. Prima perché credo che sia giusto intanto un chiarimento di fondo. Però mi aggancio a questa, all'intervento del consigliere Riccardi perché non si può pensare, e questo io lo respingo assolutamente, che ci sia un accanimento contro una zona, contro un punto nascita. Lei parla di giochetti, ma io lo comprendo. Possono apparire, sì, infatti, se mi lascia parlare volentieri, possono apparire quando mancano una serie di informazioni. Faccio una parentesi sulla questione dei pediatri, che non è solo la questione dei pediatri, come lei ha giustamente richiamato, la questione dei punti nascita a prescindere, questa è una situazione contingente quella dei pediatri, ma la situazione dei punti nascita credo che noi siamo sempre stati chiari, anche nei documenti di appoggio alle linee guida della riforma, su come si intendeva operare nel riorganizzare la sanità regionale, ridurre e riorganizzare l'attività ospedaliera a favore del territorio. Su questo credo che abbiamo sempre avuto una coerenza. Sui punti nascita devo dire che fuori da qui e fuori da alcuni confini, quando io incontro tutti gli assessori di tutte le regioni, indipendentemente dal colore del governo, questo è un tema che stanno affrontando tutti perché è ormai noto e arcinoto, e questo ci dicono i professionisti e le società scientifiche, che bisogna andare a una riduzione dei punti nascita per motivi che sono legati alla qualità, alla sicurezza, all'impossibilità di garantire in tutti i posti una terapia intensiva neonatale e quant'altro. Solo sulla questione dei pediatri, perché poi vorrei, e proprio in apertura, fare un ragionamento e un chiarimento di fondo. Sulla questione dei pediatri, vede, comprendo che si possa anche dare una lettura tipo quella che ha dato lei, come lei stesso ha detto, perché magari mancano delle informazioni, che ovviamente non possono essere tutte in possesso dei consiglieri regionali che non hanno la responsabilità diretta dell'amministrazione e della gestione. Al di là del punto nascita c'è comunque un grave problema di pediatri in quell'azienda. Allora, il concorso a tempo indeterminato, che peraltro ha la data già stabilita della prova, che mi pare sia il 23 marzo, perché purtroppo i concorsi hanno dei tempi tecnici, no? Bisogna mandare la convocazione 30 giorni prima per lo scritto, eccetera. Funziona così in molti profili professionali della sanità. Negli infermieri noi facciamo concorsi a tempo determinato e contestualmente avvisi a tempo determinato, perché le procedure per i concorsi a tempo determinato sono lunghe e quando c'è gravità e urgenza si comunque interviene anche con la ricerca di personale con avvisi a tempo determinato perché è più veloce. I famosi 16 pediatri non è che ci sono i candidati. Chiaramente voi non potete sapere chi sono i candidati. I candidati sono all'80% pediatri già in servizio a tempo determinato nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale, che hanno, ovviamente esce un concorso, tutti quanti hanno l'aspirazione ad essere stabilizzati come pediatri a tempo indeterminato nelle varie aziende dove sono, che hanno tutte fatto richiesta di attingere alla graduatoria. Ma chiudo questa parentesi perché mi serve solo, perché comunque lì, punto, anche con un solo punto nascita, comunque i pediatri sono pochi, quindi servirebbero più pediatri perché la funzione di pediatria deve garantire l'ambulatoriale, deve garantire l'H24 d'estate, ma anche 16, il problema è che sono già in servizio, è questo il punto, sono già in servizio in altre aziende. Allora, vabbè, non interloquisco con lei.
Comunque, questo mi serve per cercare anche di... io veramente rifiuto che mi si attribuisca un accanimento, una volontà di qualche tipo che non sia quella di lavorare con una certa coerenza, garantendo quello che abbiamo sempre detto, la qualità, la sicurezza e la sostenibilità del nostro sistema sanitario regionale. Questa è un'aula con un consesso importantissimo, dove io credo sia giusto discutere di tutto, dalle questioni regionali anche ai conflitti siriani, possiamo discutere di tutto. Cosa diversa è l'assumere decisioni o vincolare alcune decisioni, per esempio della Giunta in questo caso, alle quali decisioni conseguono delle responsabilità che sono di tipo amministrativo, di tipo gestionale e, per quanto riguarda la sanità, cascata anche di tipo medico-legale e di sicurezza dei pazienti. Vede, sarebbe anche facile poter dire, bene, decida il Consiglio e noi ci vincoliamo. Peccato che poi a questa decisione consegua una responsabilità che non possiamo scaricare al Consiglio. Le responsabilità dei pazienti, della sicurezza, le responsabilità della sostenibilità del sistema in questo momento competono alla Giunta regionale, che deve decidere. Questa è un'esortazione che colgo, perché deve decidere con la coerenza con cui ha sempre fatto. Il tema delle responsabilità però non è ininfluente. Quest'Aula decide, fa le leggi ed è responsabile politicamente delle decisioni che assume. Non può essere responsabile amministrativamente e men che meno, ripeto, nel caso della sanità ci sono alcune decisioni che spettano alla Giunta e altre addirittura che spettano a chi dirige le aziende. Faccio un esempio. Una sala operatoria può essere sospesa da un direttore sanitario che verifichi che in una situazione contingente non ci sono le garanzie di qualità e sicurezza per i pazienti. Ha il dovere di sospenderla. E non c'è santo che tenga, non c'è qualcuno che possa intervenire, perché quella responsabilità non si può scaricare ad altri. Quindi decisioni e responsabilità io credo che si debbano avere ben chiare e ben presenti. Altrimenti domani potremo decidere qui dove mettiamo la chirurgia bariatrale della regione, dove facciamo alcuni interventi di oculistica se in ospedale in un altro. Questo comporta delle responsabilità che purtroppo non possiamo scaricare al Consiglio. Purtroppo dico egoisticamente in questo caso, perché le decisioni a volte sono difficili da prendere. Lei ha detto che chi governa deve assumere delle decisioni e quindi si assume anche delle responsabilità. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Io credo che questa puntualizzazione, al di là del merito, perché francamente qui si va a parlare degli preventivi, dei muri, degli arredi, il tema è su tutto un altro piano. Il tema sul piano che dico io, che ho detto io, che ho cercato di chiarire, richiamo veramente al rispetto di quelle che sono le prerogative, purtroppo anche delle responsabilità. Bene, grazie. Allora, se sono iscritti a parlare, Carnielutti, prego. Grazie. 6 minuti, il tempo a disposizione dell'NCD. Grazie, Presidente. Io credo che la nostra posizione sia la più difficile da spiegare in quest'Aula e non sempre ci riusciamo. Prima di tutto, Marini, arrivi a mezzogiorno e ti metti a ridere. Per ridere bisogna arrivare alle 10 qua, bisogna arrivare alle 10 per ridere quando parla un altro. Allora, dicevo che la nostra posizione è difficile da spiegare, molto spesso non riusciamo a spiegarla, molto spesso è incomprensibile, perché alla opposizione che abbiamo subito per 5 anni, quella del è tutto sbagliato, e poi alla fine alle 3 di mattina si trovava un accordo quando qualche risorsa andava nella direzione dell'opposizione. Ecco, quel tipo di ragionamento lì noi abbiamo rifiutato fin dal primo momento e tutti sanno di cosa sto parlando. Quando ci siamo astenuti sulla riforma sanitaria abbiamo sostenuto che la riforma abbiamo fatto male a non farla noi per le resistenze che c'erano sul territorio e che la riforma bisognava farla e quindi non possiamo certamente essere tacciati di non avere atteggiamento di responsabilità, come è stato più volte evocato in questo momento dall'intervento dell'assessore. La responsabilità è presente in quest'Aula. Apparteniamo addirittura a una categoria che ci raccontava, ogni tanto cito anch'io il passato, il Presidente Biasutti diceva che il parroco di Cormons diceva messa la domenica contro il Presidente Biasutti che ha chiuso l'ospedale di Cormons di Grado e durante la messa pregava perché il Presidente Biasutti capisse di avere sbagliato. Quindi noi siamo sempre stati per la responsabilità, non accettiamo lezioni sulla responsabilità.
Tanto è vero che non abbiamo fatto la crociata sulla Tisana quando c'erano 403 parti. L'hanno fatto il sindaco di Latisana, l'hanno fatta i comitati di Latisana, perché hanno difeso il loro territorio. Noi non abbiamo detto una parola, perché sapevamo che era indifendibile la situazione. Siamo intervenuti solo quando abbiamo visto che cosa era accaduto nell'ultimo periodo. La chiusura di Porto Groaro e la difficile riapertura, di là di quello che dice Zaia, perché non è che si apre o si chiude, non è un interruttore. Non è un interruttore, giustamente, come dice l'assessore, ma soprattutto la questione della sicurezza non è qualcosa che si può garantire apriamo domani con una delibera. Sappiamo perfettamente che non è così. E quindi la chiusura di Porto Groaro, la perdurante chiusura di Porto Groaro, ma l'intervento inevitabile del Ministero sulla riapertura, perché la sanità di Porto Groaro la paga Roma, non la paga il Veneto, mentre noi paghiamo la sanità. Quindi, in realtà, sono due cose completamente diverse e ritengo che la partita sia tutta aperta ancora, perché nel momento in cui a Latisana, negli ultimi sei mesi, per effetto della chiusura di Latisana, di Porto Groaro e per effetto di una delle vicende legate al territorio, ci sono 281 nati in sei mesi, da luglio a gennaio, significa che la proiezione è di 562 nati, ben oltre i 500, anzi, a quel punto dovremmo parlare di Tolmezzo, che è sotto i 500, o comunque che è a meno di 562. Quindi noi ritenevamo di aver fornito alla giunta regionale una via d'uscita, dicendo avevamo deciso di chiudere perché 400 nati non si può tenere aperto, ma di fronte a 560 nati in proiezione, di fronte alla perdurante chiusura di Porto Groaro, di fronte al fatto che la Tisana è decentrata come Tolmezzo, di fronte al fatto che 10 milioni di persone stanno tra Lignano e Bibione, è vero che i parti sono programmati, è vero che non si va in ferie la settimana prima di partorire, ma è altrettanto vero che può accadere qualche altra cosa. Non entro nel merito, ma sapete meglio di me, parti prematuri, eccetera. Quindi noi siamo entrati in funzione solo quando abbiamo visto questi ultimi dati. Prima non avete letto una dichiarazione da parte nostra in difesa della Tisana. Siamo andati dal Ministro e abbiamo parlato con i dirigenti e poi anche con il Ministro, e devo dire che ci è stato detto che c'è gente che si incatena per 100 parti l'anno lì al Ministero, dai vari territori. 281 sono un dato da tenere in considerazione. Questo c'è stato, non ci ha detto avete ragione, avete torto, ha torto aggiunto. Non abbiamo pronunciato mai la parola Palmanova, non vogliamo la guerra tra territori, e abbiamo registrato la disponibilità a un ragionamento su questi numeri, se questi numeri sono veri, per una programmazione, per un esperimento. Tutto lì. Poi effettivamente io ho commesso un errore. Ho fatto un comunicato stampa dal treno, troppo ottimista, e ho messo nelle parole del Ministro quello che il Ministro non ha detto. Questo lo riconosco, perché anche si sbaglia nella vita. Però dal Ministero è venuto fuori questo tipo di risposta, dal Ministero. Non è che mi sono inventato le parole, semplicemente non le ha dette il Ministro. Ma in ogni caso è stato detto, qualora ci fossero le risposte, questi numeri, la Regione ha tutte le carte in regola per chiedere una deroga e quindi in qualche modo per intervenire sulla vicenda. Noi credevamo di avere offerto alla Giunta regionale una via d'uscita che aveva giustamente deciso di chiudere con 400 nati e che aveva attraverso questi nuovi dati la possibilità di rivedere le proprie posizioni. Per un esperimento, non abbiamo detto per sempre, un esperimento di un anno tenendo conto per vedere che cosa accadeva a Latisana e soprattutto cosa sarebbe successo a Porto Groaro, e quindi in qualche modo tenere aperto un ragionamento per un servizio necessario a quel territorio. Tutto lì, non occorreva sganciare la bomba atomica, perché nel momento in cui è uscito il comunicato ho chiamato al Serracchiani e ho detto guarda, le cose non sono andate come è scritto sul giornale, per cui vediamoci che ti spiego. Non serve che tu mi spieghi, ho già chiamato il Ministro, ho già deciso che c'è la smentita. Quindi una bomba atomica su un'azione positiva, non dico in favore della maggioranza, ma in ogni caso a tutela di quello che poteva essere una decisione diversa. Mi è sembrato eccessivo e soprattutto io ritengo di poter andare da un Ministro del mio partito, ne abbiamo talmente pochi, quando voglio, per quello che voglio, per decidere se la riforma che abbiamo consentito di essere approvata
e merita di attenzione, se parte la medicina del territorio, se abbiamo tagliato i doppioni, se abbiamo fatto, se vediamo qualcosa nella direzione di quello che abbiamo creduto. Ancora non molto, francamente. Allora, non invidiando l'assessore che fa un mestiere molto complesso e molto difficile, quindi non ci avete visto fare barricate su nessun punto, solo sui 281. Ecco, questo è stato il nostro atteggiamento. Aver ricevuto la bomba atomica da parte della Presidente mi ha fatto fare per 24 ore la figura dello zimbello, a me e al collega. In realtà poi alla tisana e anche dentro il PD credo che questo tipo di azione sia stata più un autogol da parte di chi ha usato violenza contro questo tipo di presenza, per cui il nostro è un atteggiamento costruttivo, resta tale, vuole dire alla Giunta valutate attentamente questi nuovi dati e cercate di uscire con la massima possibilità di fare bella figura, tenendo conto che la sicurezza è un problema per tutti, non solo per qualcuno. Riteniamo che questi numeri possano farci cambiare decisione per un esperimento, fino a che si chiarisce la questione di Porto Gruaro, senza fare brutte figure. Io ritengo di avere semplicemente, insieme al collega Colautti, riaperto un dibattito, senza andare contro nessuno, e questo è stato il nostro atteggiamento. E per questo io sono d'accordo con tutti e due gli ordini del giorno presentati sia da Forza Italia sia dal 5 Stelle, ma presentiamo un emendamento per rafforzare, insomma, queste decisioni. Tutto lì, tutto lì. Paviotti. È stato invitato una settimana fa a un incontro da parte di un sindacato per parlare un po' delle riforme. E quando abbiamo parlato della riforma della sanità ho cercato di spiegare quella che è l'impostazione politica di cui io mi assumo la responsabilità. L'impostazione politica della riforma che abbiamo fatto è quella di trasferire, come abbiamo detto mille volte, i servizi verso il territorio, depotenziando, se possibile, il ruolo dell'ospedale, che è ancora culturalmente troppo incentrato nella... è ancora troppo incentrato nella cultura dei nostri cittadini. Rispetto a un'impostazione di questo genere, quando io dico che forse, se riuscissimo a spiegare questo aspetto, che io, che vengo da un territorio, come la stragrande maggioranza dei cittadini di questa regione, che non hanno il punto nascita sotto casa, non è che sono nato male. Io che ho due figlie gemelle che dovevano partorire mia moglie a Monfalcone e poi le hanno detto guardi, parto a rischio, andiamo a Trieste, non è successo un problema, perché tutto il periodo precedente abbiamo avuto un servizio vicino a casa e il momento topico, d'accordo, siamo andati dove era più sicuro. Quando ho spiegato questa cosa, senza entrare nel merito di La Tisana, di Palmanova, di Tolmezzo, di Gorizia, una signora si è alzata e mi ha detto non voglio più sentire discorsi di questo genere, mi prendo su e vado via. Perché spiego questo? Perché parlare di questo argomento è non difficile, quasi impossibile, ahimè. L'assessore sa, siccome vengo da un territorio che ha questo problema, 2 anni e mezzo fa le ho chiesto, anzi ho chiesto al direttore della mia azienda sanitaria che stava andando via, Bordon, gli ho detto, Bordon, secondo te, tra La Tisana e Palmanova, possiamo fare un ragionamento e cercare una soluzione al nostro interno che non provochi questa guerra fratricida? E lui mi ha detto, sì, fai. E io ho invitato 2 volte l'assessore a parlare con i primari di La Tisana, con i primari di Palmanova, ho parlato con i sindaci, ho chiesto, riusciamo noi che abbiamo un problema, perché su 100.000 abitanti abbiamo 2 ospedali, a far sì che sia un unico ospedale e che nessuno si senta sconfitto in una riorganizzazione, che diventino complementari queste 2 strutture che alla fine non sono degli aspetti simbolici. No, non è stato possibile perché non sono in questo caso stato aiutato e perché nelle assemblee pubbliche in cui ho partecipato la gente ha chiesto al suo sindaco mettiti l'elmetto e il Kalashnikov e difendi il tuo territorio. È una posizione che mi assumo la responsabilità di dire è sbagliata, perché alla fine
perché alla fine il territorio non è riuscito e me ne assumo, io sono un politico che viene da lì e ho fallito perché il territorio non è riuscito e perché abbiamo e diamo ancora un valore simbolico troppo elevato a un servizio sanitario che invece dovremmo gestire in un modo diverso. E io mi assumo la responsabilità di aver fatto quella scelta, di aver detto meno ospedale e più territorio, più servizi vicino a casa, più infermieri di comunità, più distretti sanitari, d'accordo? E meno problemi rispetto a questo coso qui. Allora, io non invidio la posizione dell'assessore e della presidente. E quando ho visto un servizio in TV, e loro sono andate a Gorizia in consiglio comunale, gli ho scritto un messaggio, di solito non scrivo, ma gli ho scritto un messaggio per dirgli complimenti, perché è un po' come pane bianco l'altro giorno, no? Quando tu ti trovi davanti un'orda di persone che ti urlano addosso con tutta la rabbia, che uno può anche dire che si può capire, ma diciamo la verità, questo problema dei punti nascita non è che ce l'abbiamo noi qui e basta, ce l'ha, come è stato detto, in tutta Italia. Ce l'aveva già la giunta precedente, che aveva già preso una decisione, e non faccio il furbo dicendo questo, ma voglio dire che questi problemi attraversano i colori politici, li attraversano, d'accordo? E oggi alla giunta spetta, ahimè, il compito di prendere una decisione difficile, che comunque è impopolare e che comunque provocherà un problema. E io non vorrei essere nei loro panni, ma non perché voglio togliermi la responsabilità, perché so che è difficile. In politica, il difficile è questo. Ho detto in quella riunione, quando ero sindaco, un giorno sono venuti e mi hanno detto, senta, noi, Guardia di Finanza, chiudiamo la caserma Cervignano e andiamo a San Giorgio. E allora i cittadini mi hanno detto, sindaco, difendi il tuo territorio, perché la Guardia di Finanza è lavoro, è posti, eccetera. E allora ho chiesto, il comandante mi ha detto, qui pago l'affitto e a San Giorgio c'è un edificio di proprietà del demanio dove non pago niente. Ma cosa vuoi che ti dica? Ho spiegato ai miei cittadini, al Consiglio Comunale, che non si può voler essere bravi sempre però quando tocca agli altri. Se è così, ahimè, noi perdiamo un servizio, ma perché c'è una ragione che io ti devo spiegare, cittadino, che è giusta così. Vuol dire che faremo una battaglia per un'altra cosa, ma non possiamo dire paga l'affitto a Cervignano quando hai un edificio pubblico a San Giorgio che è gratis. E la responsabilità del politico è di dire questo, anche se il cittadino ti dice ma tu devi difendere il tuo territorio, e ogni tanto no, e ogni tanto no, e ogni tanto cerco di essere giusto, possibilmente. Questo è il punto. Allora io dico questo e concludo. Le mozioni, così come sono presentate, vorrebbero chiedere a me, che di mestiere faccio geometra, dove si deve chiudere il punto nascita. Non ha senso. Perché altrimenti, Riccardi, noi qui siamo un consesso politico in cui diamo delle indicazioni di carattere politico e io mi assumo quella responsabilità. Poi quando si fa la terza corsia, come viene fatto il progetto, non è un problema che sta in quest'Aula, d'accordo? E se anche io fossi ingegnere, non verrei a dirti che voglio vedere il progetto della terza corsia per calcolare se quel viadotto è stato fatto in un certo modo. Io vi dico questo, noi ci siamo assunti la responsabilità di fare una riforma e io me l'assumo tutta. Ahimè, pensare di portare qui e di fare una battaglia di tipo partitico, perché poi è chiaro, no? Uno appoggia l'uno, uno appoggia l'altro, è un errore gravissimo. L'ho già detto ai colleghi del 5 Stelle l'altra volta quando hanno presentato la mozione, lo ripeto oggi, noi dobbiamo lasciare alla Giunta e l'unica cosa che io chiedo all'assessore, e ho finito, è che questa decisione va presa. Purtroppo non si può più aspettare. Noi abbiamo una responsabilità perché il mio territorio avrebbe forse potuto trovare una soluzione al suo interno, non l'ha fatto. Questa decisione va presa perché questo stillicidio è dannoso e alla fine purtroppo provocherà un vincitore o un vinto e questo è un male. E lo dico con la massima amarezza di una questione così delicata come questa.
Santa Rossa. Innanzitutto volevo chiedere se mi era consentito di aggiungere la mia firma ad entrambe le mozioni. Sono d'accordo con il collega Paviotti, l'elmetto lasciamolo mettere ai sindaci interessati. Cerchiamo di fare un ragionamento di carattere più regionale, credo sia l'aggettivo giusto. Per quanto, se penso a situazioni vissute in passate legislature, gli elmetti su questioni di questo tipo venivano posti in testa ai sindaci e ai comitati proprio in quest'Aula, ma insomma, tante, spero, sono sicuro che siano cose superate. Non voglio dunque, se questa è la premessa, fare ragionamenti che richiamino le questioni, peraltro già più volte rappresentate, la tisana al baricentro di un territorio che giustamente deve essere servito, la sicurezza poi pare addirittura essere superata dai fatti, no? Da una parte problemi non ve ne sono stati nelle sala parto di Latisana, dall'altra il primario ci ha più volte di quel reparto ha più volte sottolineato e mai è stato smentito, quindi devo prendere per buoni quei dati che incidenti in ostetrizia, in pediatria Latisana non ve ne sono stati, quindi i fatti hanno dimostrato la sicurezza di quel reparto, a parte che sicurezza sì, reparto, però c'è il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, c'è l'altra sicurezza, quella del tempo necessario per recarsi dalla casa della donna che deve partorire o che ha comunque incinta, che ha comunque un problema, per raggiungere il posto nascita. Ecco, non mi interessavano questi aspetti, ma in un'ottica davvero regionale voglio sottolineare l'aspetto economico, così parrebbe risibile, come dire, brutto mescolare i bambini con gli euro, ma tant'è. Anche in una situazione economica come quella che stiamo vivendo, davvero preoccupante, ma guardiamo in termini generali, ma guardiamo alla nostra regione, anche agli aspetti finanziari, dobbiamo fare attenzione. Allora, due cose. La prima, la tisana è l'ospedale di Lignano Sabbiadoro. Lignano Sabbiadoro, una delle punte di diamante del nostro turismo. In una situazione, ripeto, economica come questa, il turismo, credo che, e nessuno potrà smentirmi e vorrà farlo, credo che il turismo sia uno degli elementi a cui la nostra regione deve guardare con particolare attenzione. Bene, i turisti ai tempi nostri non scelgono più una località in relazione alla sabbia, all'ombrellone. La scelgono anche, vorrei dire soprattutto, senz'altro anche, in relazione ai servizi che una località può fornire. E dunque io sono assolutamente convinto che nella scelta della spiaggia di Latisana piuttosto che di una spiaggia, che so, della riviera romagnola, una turista che è incinta, che ha comunque problemi connessi all'avere un bambino, guarda anche all'ubicazione del servizio pediatrico e ostetrico più vicino. Quindi, se è vero come è vero che dobbiamo portare attenzione al turismo, dobbiamo fare un ragionamento anche di questo tipo. L'altra riflessione, sempre in quest'ottica, è quella di Portogruaro. Allora, sappiamo che il punto nascita di Portogruaro è chiuso, sappiamo anche, è un segreto di Pulcinella, che il Veneto lo terrà chiuso, quel punto nascita, se noi terremo aperto il punto nascita di Latisana. Lo sappiamo, in più
scambi di vedute con amministratori veneti, questo è emerso chiaramente. E allora, vi ricordate che, lo ricordo a me stesso, uno degli elementi importanti, torniamo agli euro, è la cosiddetta attrazione, no? Attrazione e fuga. Quindi quando un cittadino del Friuli Venezia Giulia va per qualsiasi motivo a farsi curare, nel caso nel vicino Veneto, a fine anno la nostra regione deve pagare, quando un veneto, e dobbiamo pensare soprattutto in questo caso a quelli del Veneto orientale, viene a farsi curare, nel caso viene a partorire in Friuli Venezia Giulia, si chiama attrazione, sono soldi veri, soldi freschi, soldi veri che vengono incassati dalla nostra regione. E ricordiamo che Portoguaro serve anche a Bibione. Io sì, spero sempre che un giorno, come sta facendo Sappada, anche Bibione diventi Friuli Venezia Giulia, ma insomma intanto è una località dove i nostri imprenditori hanno investito molto e comunque una grossa località turistica che in mancanza di Portoguaro graviterà, e quindi vale il discorso di Lignano, sulla tisana. Quindi le due mozioni, le conclusioni dell'una, insomma, in qualche maniera si sovrappongono. Io credo che la strada principale sia proprio quella della deroga da chiedere al governo per poter tenere aperto il punto nascita di Latisana. Bustetto, 7 minuti. Grazie Presidente. Ma permettetemi una piccola, così, un inizio che qualcuno di voi ha già sentito. Però in questi giorni tanti mi fermano e mi dicono la prima cosa: chi te la fa fare? E la seconda invece domanda che mi fanno è più diretta ma anche più sincera: quali interessi o vantaggi hai a fare questa battaglia? E allora ribadisco, qualcuno l'ha già sentito, io ho la tisana solo qualche amico, non ho interessi, non ho case, non ho niente. Mio cognato e mia cognata vivono a Palmanova, sono due medici, uno lavora all'ospedale e l'altro sul territorio. E quindi sì, non ho interessi. In più io non mi presenterò alle prossime elezioni, quindi non cerco voti, non è che sto cercando di fare campagna elettorale. Una considerazione è che quando ci fanno queste domande, mi metto dalla parte del politico, vuol dire che abbiamo una stima da parte della popolazione e degli addetti sotto zero. Perché non si prende più in considerazione che uno possa fare una battaglia perché ci crede, perché considera l'interesse generale, ma deve essere per forza una battaglia finalizzata ad interessi personali. Non è così. Vedete, io avrei preferito una mozione che, tenuto conto di quello che era l'evoluzione di Latisana, proponesse una moratoria, quella che poi ha fatto Carnelutti andando a Roma, in attesa che molte delle incognite che ci sono sul terreno si chiarissero. Accenno, perché l'hanno già detto, proiezione di 600 parti, Portoguaro chiuso, e sappiamo che non dipenderà da Zaia, 16 pediatri che improvvisamente, come i funghi quando piove, spuntano e fanno un concorso per tempo indeterminato. Questo è fondamentale. Vedete, questo porterebbe alla conclusione che entrambe le strutture potrebbero restare aperte, ma se mi si pone una domanda secca, Palmanova, Latisana, io mi vedo costretto a dire chiude Palmanova. E guardate che Palmanova, anche lì, non ho niente contro Palmanova, non ho niente. E il Sant'Anna di Pisa, nel sistema di valutazione delle performance dei servizi sanitari regionali, l'ho letto perché è lunga, che è il sistema bersaglio, è considerato il primo ospedale come qualità del Friuli Venezia Giulia. Quindi non ho niente contro Palmanova. Palmanova ha un problema, che è geografico. Palmanova ha vicino Udine, ha vicino Monfalcone, e quindi la domanda che io mi pongo da professionista: la gravida di Palmanova corre gli stessi rischi della gravida di Latisana? La risposta è no. La risposta è no, perché se devo fare una scelta secca, così come abbiamo fatto nella legge 17, che abbiamo detto un punto nascita nella bassa, io da professionista dico Latisana, per questi motivi. Vedete, il Partito Democratico aveva preparato una mozione, che io ho anche visto e ho anche condiviso, che secondo me superava alcune forzature delle due mozioni di cui stiamo dibattendo, e ho tentato di convincere la Presidenza sulla bontà della soluzione prospettata, ripeto, soluzione prospettata da elementi del suo partito, non da sé o da altri.
E questo tentativo è fallito platealmente lunedì pomeriggio, che in quest'Aula ha visto la Presidente una reazione stizzita e decisamente sopra le righe. E lo dico qui perché non per un motivo banale, ma semplicemente perché molti mi hanno chiesto: ma che cosa hai detto alla Presidente? Che cosa, cioè, quasi facendo supporre che era andato a dire cose sconvenienti, mettiamola così, alla Presidente. Io ho detto: mi sembrerebbe una buona soluzione, sarebbe un buon punto di caduta, potremmo anche uscire dall'angolo in cui ci siamo automaticamente messi. La Presidente mi ha detto che, giustamente, che la Presidente ha la responsabilità, e sono d'accordo. E sono talmente d'accordo, anche perché io ho fatto 35 anni di chirurgia, e il primo operatore deve sempre fare delle scelte, spetta a lui la scelta, e non sono scelte facili. Quindi io non sottovaluto che qualsiasi scelta avesse preso la Presidente sarebbe stata una scelta difficile, per mille motivi, che è una scelta che competeva in ogni caso alla Presidente. Però vedete, io credo che considerare l'apporto dei consiglieri sempre e comunque come un fastidio sia un limite ed un errore. I professionisti ci sono in questo emiciclo e dalla parte dei banchi e governi, o se preferite, gli scemi li abbiamo in maniera proporzionale di qua e di là, distribuiti in maniera uguale. Quindi, no. La proporzione... Vedete, allora, io so benissimo di essere nella maggioranza minoranza e che probabilmente la mia discussione, la mia battaglia non porterà a niente. Però, vedete, quello che a me così prova con un certo fastidio è che secondo me questa decisione è stata presa, quella della chiusura della tisana, da molto tempo. L'unica decisione che la politica ha fatto alla luce del sole è stata quando, appunto, ho messo nella bassa, ci sarà un unico punto nascita. Questa, il resto è come aver tirato il sasso e nascosto la mano, lasciando che le cose andassero, dicendo che avrebbero deciso i professionisti. Ma non è così, perché vedete, è una decisione talmente impattante che io non posso credere che sia stata lasciata così. Queste diciamo, scelte vanno preparate nei minimi particolari, e vi dirò, venendo da una struttura che ha chiuso, vedendo come è andata anche la questione di Gorizia, normalmente la tecnica che l'ho data, si lascia marcire la situazione, si mette un primario non trainante, si creano, non si rimpiazzano gli organici, oppure si mettono semplicemente incarichi a tempo determinato, si prende un gettonista, mille soluzioni. La situazione di per sé marcisce, ma noi sappiamo benissimo che se uno vuol farsi un'equipe, vuole avere dei professionisti, se li deve anche coltivare. E la prima modalità è fare concorsi a tempo indeterminato, perché chiaramente uno fa una prospettiva di vita, ma si continua a dire che lì chiuderà, che lì non c'è prospettive, è chiaro che uno andrà a gettone, andrà solo per quel momento, ma non sarà organico al reparto, non avrà nulla da spartire con quella popolazione, con quel personale, sarà uno che fa il suo lavoro, ma che non può. Vedete, vado un po' indietro, ma anche per così, io sono convinto che quando Ponzio Pilato ha detto Gesù o Barabba, ha preparato la piazza, perché non poteva permettersi, lì erano più sbrigativi, se sbagliava non aveva molte chance, andava lui nell'arena, non poteva permettersi che la piazza dicesse Gesù. Quindi noi abbiamo precostituito un sistema che ha determinato una... e siamo andati a 400 parti, a quel punto era semplice, come con Gorizia. Volete voi che io tenga aperta una struttura, un punto nascita con 400 parti? Volete che vada io contro quella che è la normativa nazionale? Era evidente la risposta no. Il problema è: che cosa è stato fatto per non arrivare a questo? Allora, Ussai e anche Riccardi hanno fatto una disamina. Io vado solo su alcuni punti. Si è parlato sempre di chiarezza. Vedete, io non credo che ci sia stata questa chiarezza, perché in prima persona mi sono trovato a affrontare un sacco di ostacoli. E cito uno che trovo gravissimo, ma non per Pustetto, per quest'Aula. Quando il direttore generale alla fine è stato costretto a concedere un'audizione, e siamo andati alla tisana, ha omesso una parte della relazione tecnica, omettendo di dire che vi era un secondo lotto di lavori che costava 870.000 euro. Allora, è indifferente se questo fosse un lotto aggiuntivo, il primo era obbligatorio perché era una messa a norma, senza la quale non potevano aprire, quindi, anzi, non avrebbero potuto continuare. Ma io credo che i consiglieri regionali, a prescindere, abbiano il diritto di avere un quadro generale della situazione, in cui il direttore generale doveva dire: guardate, questo è stava a noi la decisione, e questo è un vulnus istituzionale,
motivo per cui ho chiesto che l'assessore revocasse la fiducia al direttore Pilati, perché se passa il messaggio che un funzionario viene qui e ci racconta quello che vuole, beh, io credo che sia un problema. Sta a noi andare avanti. Allora sarò molto molto rapido, faccio un accenno a quello che ha detto Riccardi sul tempo indeterminato e determinato. Farò un'altra cosa: il primario di pediatria ha chiesto il rimpiazzo di 2 persone, ma l'organico prevede 5. Allora, perché un primario chiede l'assunzione di 2 del suo organico, doveva chiedere tutta la sostituzione, e stava al direttore generale, all'assessore, dire no, guardate, abbiamo un'altra idea. Allora, evidentemente, è un fatto concordato, perché sennò il primario, normalmente, la pianta organica, abbiamo provata noi poco tempo fa, prevede 15. Allora, perché non abbiamo la sostituzione? Non sta a lui dire quanti devono esserci. Anche questo, siamo d'accordo? Va rapidissimo. Allora, nella riunione di gennaio, non tutti i professionisti erano d'accordo sulle scelte, non tutti. Io ho una relazione qua, che mi si dice in cui molte delle indicazioni sono state disattese. Vi era dissenso sul fatto che il direttore generale dicesse che in 3 mesi il trasporto veniva organizzato, tanto più quando si parla di un trasporto STAM, che sarebbe il trasporto delle gravide in momento critico, questo è il concetto. E dice, guardate che non è così semplice, non siamo preparati. Allora, vedete, io sarò probabilmente l'unico di questa maggioranza che vota con l'opposizione. Ora, non è una scelta che mi rende particolarmente felice, però tra fare una scelta che professionalmente considero sbagliato e dimostrare la fedeltà a una maggioranza, io non ho dubbi, voterò con l'opposizione. Ripeto, avrei preferito un'altra soluzione, ho tentato di parlare col Presidente, non è stato possibile. Concludo, vedete, in tutta questa vicenda è mancata una volta di più la politica, o meglio, la politica ha lanciato il sasso e ha nascosto la mano. Non è stato serio per da quest'Aula e dai banchi dell'esecutivo osservare passivamente che 2 comunità si sbranassero. Non è stato serio. Dovevamo intervenire prima trovando... Io sono d'accordo su Pavioti, ma non è stato fatto questo. Si è lasciato che la situazione marcisse. Ora, io speravo che questa maggioranza avesse la voglia di trovare un punto di caduta tra le varie esigenze che, visto il tempo, ho esposto sinteticamente. Ma quello che è accaduto lunedì con la Serracchiani ha tolto ogni dubbio. Si va avanti tutti dritti, a prescindere. Vedete, in questa vicenda, secondo me, è mancata l'umiltà di chi aveva in mano il potere decisionale per poter capire che era venuta l'ora di fermarsi e di ritornare sui propri passi nell'interesse dei nostri concittadini. Grazie. Cremaschi. Buongiorno a tutti. Io farò un intervento che probabilmente scontenterà tutti in quest'Aula, perché se è un intervento che... così, tenta di essere critico, sono abituata e siete abituati. Allora, io credo che questo Consiglio e questa Giunta hanno fatto una scelta politica assolutamente giusta e coraggiosa, che è stata la scelta di ridurre il numero dei punti nascita per avvicinarsi al rapporto di un punto nascita ogni 1000 abitanti. Qui inizio. Ogni 1000 bambini nati, un punto nascita. La scelta tecnica, peraltro, ha supportato ed è chiarissima e va nella stessa direzione. I nati nella nostra regione sono intorno ai 9.000. È opportuna, pertanto, la decisione di ridurre progressivamente gli 11 punti nascita che erano presenti nel 2013, quando si è insediata la Giunta, per avvicinarsi allo standard che abbiamo detto di 1.000 nati per punto nascita. Quindi, in tempo breve, arrivare a 9 punti nascita in regione, distribuiti in modo adeguato e corretto da un punto di vista geografico, in modo da dare possibilità pari ed eque a tutti gli abitanti della nostra regione. Il punto d'arrivo tra qualche anno potrebbe essere quello di arrivare a 6 punti nascita, perché uno standard probabilmente si attesterà a livello nazionale e internazionale sui 1.500 parti per ogni punto nascita, con una media quindi di 1.500 parti per punto nascita. Quando si parla di questi 6, immediatamente si dice ben, potremmo arrivare a 3. Quello del 3 è assolutamente strumentale, perché è ovvio che 3 punti nascita con 3.000 parti medi, a meno che ci sia una forte riduzione di natalità, cosa che può esserci, in questo momento non è assolutamente pensabile, non è corretto, e soprattutto non abbiamo attrezzato il territorio per arrivare in quella direzione. Quindi l'obiettivo dei 3 punti nascita in realtà diventa strumentale per dire quindi possiamo chiudere a caso gli altri perché tanto bisogna arrivare a 3. Allora, puntiamo sui 6, che sono un numero ragionevole
da raggiungere in un tempo adeguato per un pensiero politico e per un pensiero tecnico corretto. Per arrivare a 6, i criteri per arrivarci mi sembra che siano definiti in modo molto preciso dal piano dell'emergenza urgenza, che io ritengo un buon piano. Questo piano dell'emergenza urgenza dice: per garantire una risposta adeguata ai nostri cittadini dal punto di vista dell'emergenza urgenza, cioè di tutto quello che può capitare a un cittadino, dobbiamo attrezzare Pordenone, Udine, Trieste e gli ospedali più lontani dagli ospedali hub, quindi Tolmezzo, Gorizia o Monfalcone, considerandoli molto vicino tra di loro, e la Tisana. Questo ci dice il piano di emergenza e ce lo dice con una logica che è: se io abito a Palmanova o a San Daniele o a San Vitto, riesco ad arrivare nell'ospedale hub che mi dà una risposta di emergenza-urgenza. Se io abito più lontano, posso essere più in difficoltà e quindi devo attrezzare gli ospedali più lontani. Siccome l'emergenza-urgenza non iniziano a 18 anni e non saltano la gravidanza, io immagino che l'emergenza-urgenza riguardi tutto. E quindi su questo mi sono espressa dentro il mio partito in modo forte, dicendo: a mio parere stiamo sbagliando scelta. Le scelte sono giustissime sulla riduzione dei punti nascita e anche sui reparti di pediatria, perché non dimentichiamoci che parliamo del reparto di pediatria, che vuol dire che se un bambino si rompe una gamba a Lignano dovrà andare a Udine, perché non può essere ricoverato alla Tisana, e quindi o viene ricoverato a Palmanova, la famiglia si sposta perché non ha i mezzi pubblici, o va a Udine. Ma se questa è l'ipotesi politicamente e tecnicamente corretta, io credo che la Giunta, e in parte noi, siamo vincolati da una assenza di pensiero politico che ci mette in una situazione di guerra tra territori, di contenziosi degli uni contro gli altri, di piccole vendette: avete fatto i dispetti al mio territorio, voglio vedere se adesso invece di là non li fate, di piccoli calcoli del tipo: ma se chiudo lui forse potrei avere un vantaggio io, che fanno sì che la scelta politica alta che io vorrei diventa impossibile, perché sicuramente appena sceglieremo di dire: allora il piano è questo, dobbiamo avere questi 6 ospedali, cari signori, abbiamo il coraggio di mettere in discussione nei prossimi 5 anni, 6 anni, 10 anni San Vito, San Daniele, Palmanova o Monfalcone, perché sappiamo tutti che Palmanova e Monfalcone non dureranno più di 2-3 anni insieme, no? Se no tiro di schioppo. Sappiamo tutti che San Vito non ha ricoveri pediatrici perché sono a Pordenone. Allora, abbiamo il coraggio di discutere tutto? No. A questo punto quello che succede è che la politica delega fintamente ai tecnici. È quello che è successo col governo Monti, è quello che succede con le banche in Europa, è quello che in piccolo succede da noi. Quando il tecnico deve prendere decisioni che il politico non ha il coraggio e non ha l'unità del consesso di tutti, destra, sinistra, centro e estremi da tutte le parti, di prendere in modo unitario, il politico può solo fare riferimento a dei dati tecnici. E quindi questo aspetto estremamente riduttivo dei 500 parti diventa l'unico elemento per non essere attaccati dai contenziosi successivi. Quindi io non so che cosa farò. Do atto alla Giunta e al nostro governo di aver avuto il coraggio di fare delle scelte che prima non sono state fatte e che bisognerà fare, perché la direzione è assolutamente questa. Ritengo che la scelta di chiudere la Tisana non sia la scelta giusta. Mi rendo conto che l'attaccarsi con le unghie e coi denti ai 500 parti in questo momento sembra essere l'unico modo per arrivare alla scelta giusta, secondo me nel modo sbagliato. Ma questa è colpa nostra, di noi politici, che non riusciamo ad avere un pensiero alto che dice: tutti insieme supportiamo la Giunta nel dire facciamo un piano di emergenza e urgenza materno-infantile e sull'età evolutiva che dica quali sono i punti hub e quali sono i punti più lontani dei punti hub su cui bisogna investire. E negli altri punti siamo disposti a fare battaglia nei nostri territori dicendo: signori, il punto di arrivo è così alto che voi dovete rinunciare a qualcosa di vostro. Io temo che questo coraggio non ce l'abbiamo, pertanto non voterò né una né l'altra mozione. Non posso votare mozioni che chiedono di tenere aperto a tempo indeterminato tutto, perché non lo condivido. Non posso neanche votare contro, perché ritengo che questa scelta non sia l'ottimale. Mi rendo conto che quando si delega ai tecnici il risultato è questo. Grazie consigliera. Allora, una comunicazione: i ragazzi e le ragazze che stanno alle vostre spalle non sono, come qualcuno ha potuto pensare, i futuri genitori di La Tisana, ma sono i ragazzi e gli studenti e le studentesse della terza media di Castions di Strada, oggi i nostri ospiti in occasione dell'apertura, inaugurazione della mostra Maschere dalla cartapesta alla fibra di carbonio, mostra che inaugureremo alle 13:30, quindi immagino prima di concludere anche questa discussione. Do la parola al consigliere Rotelli, prego.
molto breve perché condivido il 100% quanto detto dal collega Paviotti. Noi abbiamo votato in quest'Aula una legge di riforma sanitaria poco più di un anno fa. Credo che sia dovere di questo Consiglio regionale uniformarsi a quella legge, stare in linea con quella legge e censurare qualsiasi provvedimento della Giunta regionale che non fosse in linea con quella legge e approvare qualsiasi intervento della Giunta regionale che sia coerente con quella legge. Quella legge diceva che si creano presidi ospedalieri unificati, la Tisana Palmanova, Monfalcone Gorizia e altri. E ovviamente in questi presidi ospedalieri unificati le specializzazioni, le branche sarebbero state unificate. Abbiamo votato quella legge, io l'ho votata con particolare convinzione, come premessa per quanto riguarda le strutture ospedaliere per liberare risorse fondamentali per lo sviluppo del sistema territoriale. Non posso oggi che quindi approvare l'idea che è necessario chiudere uno dei due punti in nascita in quella zona perché è coerente con la legge. E lì mi fermo. E lì mi fermo perché la scelta su quale dei due punti debba essere chiuso è effettivamente una scelta che compete all'amministrazione. L'amministrazione che noi dobbiamo giudicare per la sua coerenza. Allora se l'amministrazione svuotasse di contenuto i distretti sanitari che abbiamo votato con la legge, io sarei qui a censurare l'operato dell'amministrazione. Se l'amministrazione fosse qui a determinare provvedimenti che facessero prevaricare il potere dell'università sul potere del Servizio Sanitario Regionale, sarei qui a censurare l'opera dell'amministrazione. Ma non posso censurare l'opera dell'amministrazione quando dà corso a una legge, anche con ovviamente tutti i problemi e con tutte le conseguenze, con tutte le difficoltà e con tutta la criticità che questo comporta. Oggi il piccolo porta un paginone intero denunciando la deprivazione che verrebbe a Trieste dalla chiusura di un reparto di chirurgia. Quella chiusura sta dentro un processo di riorganizzazione dell'ospedale di Catinara e sta dentro un processo che abbiamo avviato con la riforma. La coerenza con la riforma deve essere difesa, non ci sono questioni di rilievo tecnico in questa vicenda. Il discorso sul numero dei punti nascita, sul numero dei bambini che nascono è un discorso che mi lascia abbastanza scettico. I professionisti ogni 10 anni cambiano i loro parametri. Quello che oggi è evidente dal punto di vista scientifico, fra 10 anni forse non sarà così evidente. Quello che mi risulta evidente è una buona organizzazione del sistema sanitario, che è quella che la legge ha indicato e che io voglio rispettare, rispettando le decisioni della Giunta e quindi votando contro per forza a queste mozioni. Travanot. Grazie Presidente. La vocazione di ciascuno di noi, quando siede in questi banchi, è di saper rispondere quando lo si mette di fronte a qualche problema. E il problema viene esplicitato e tu, in qualità di consigliere, sei stato delegato a riflettere, a pensare, a dare delle indicazioni. Da qui non si fugge. Sei inchiodato a quella condizione. Ancorché la decisione che in qualche modo ti si chiede è una decisione che non compete direttamente a te. La chiusura da una parte o dall'altra non è un atto legislativo. Non può essere un atto legislativo. La matrice di tutto, ciò che sta ad orizzonte del calo di questa vicenda, è quello ovviamente legato alla legge, e quella legge l'abbiamo tutti qua. E io è convinto che di fatto il travaso da un posto all'altro, dagli ospedali ai territori, insomma il tentare, insomma, se la ricchezza fosse tale che ovviamente mai venisse meno, se potessimo fare il doppio o il triplo delle cose e tutti quanti avessero
l'opportunità di non spostarsi per risolvere il loro guaio, tutto sarebbe semplice, ma la condizione è un'altra. E quindi la legge tiene conto anche di quell'aspetto, ma anche la legge che avevate fatto voi, no? Eravamo già in tempi perigliosi. Insomma, l'economia non sopporta una condizione di crescita del costo del servizio come in qualche modo avendo dei doppioni. Quindi la logica della messa a punto di una macchina che funzioni in ragione della quantità di denaro a disposizione, a me sembra che fili. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, però c'è il ragionamento. Voglio dire, è inclusa, è iscritta in una precondizione che non puoi fuggire, e che è quella economica. Però qual è il problema di oggi, maledizione, qual è il problema di oggi? Perché devo riflettere? Perché il tempo non ti offre sempre la stessa identica cosa. E le condizioni di qualche settimana fa non sono le stesse di oggi. E quando un anno e qualcosa fa discutemmo di questa mozione, non la stessa, ma era su quell'oggetto lì, il tempo offriva condizioni diverse rispetto al tempo odierno. L'equazione diventa complicata perché appunto il tempo si sforza costantemente di non ripetersi nelle cose che dà, ma nel dare delle cose nuove. Allora, queste cose nuove mi invitano a pensare, perché altrimenti mi troverei costretto, mio malgrado, in una condizione quasi di freddezza di pensiero, ad essere ripetitivo di ciò che ho detto un anno fa, e invece no. E allora, alcuni interventi, anche dell'opposizione, hanno un fondamento, non sono scriteriati, hanno dei criteri di fondo, infastidiscono. È certo che possono infastidire quando invece si desidera che il binario non abbia alcun ostacolo di fronte. Ma altrimenti che fatica sarebbe stare qua? Scusatemi, se tutto quanto dovesse essere in discesa, la cosa sarebbe semplicissima. Invece l'intervento della Cremaschi non aggiunge condizioni di riflessioni ulteriori. E come no? Non si può essere sordi perché si desidera che il mondo viaggi. Si deve essere aperti per cogliere le cose, le spine che chi ovviamente riflette ti pone di fronte. E richiede a te, che sei pagato, di fare uno sforzo massimo per fare il politico. E il politico qui deve esserci. Allora, maledizione delle maledizioni, essendo la matrice, cioè la decisione iniziale posta come quella che necessariamente vuole che là dove siano due sia uno, e adesso però la precondizione è venuta cambiandosi perché abbiamo sentito i numeri, e che ci sono delle condizioni che sono estranee a noi, che sono degli elementi cardine, perché non siamo sospesi nel niente, no? Siamo sospesi nel niente? Cioè attorno a noi non c'è nulla? O invece attorno a noi c'è qualcosa che ci condiziona? Voglio dire, il Veneto c'è o non c'è? E la condizione del Veneto sul punto nascita esiste o non esiste? E se esiste ha un'influenza o no? Ha un'influenza. Allora, assessore, le complicazioni non sono un male. In politica chi vuole semplicemente la velocità, la scioltezza e il fiume che corre in discesa è meglio che faccia un altro mestiere. E se ci troviamo di fronte ad ostacoli irti, complessi, complicati, che ti sembrano ovviamente metterti in urto con il tuo desiderio, ma non mica un guaio. La sofferenza di quest'Aula oggi, che non deve misurarsi sulla capacità sbrigativa di chi già ha pensato le cose e chi invece s'affanna a vedere di guadagnare gli aspetti che non sapeva accadessero e che sono invece accaduti.
E io so che però alla fine, e lì è il paradosso, alla fine se la matrice è quella, se la legge è quella, se da due devi diventare uno, la vicenda più intelligente è capire. Primo, io non lascio i tecnici che decidono di ciò. E quindi riprendo in mano la caratteristica che compete al politico. E il tecnico è quello che sta nell'ospedale. E ciascun tecnico dell'ospedale pensa secondo delle sue modalità. Ma guardate, è tecnico proprio perché non vuole stare in un orizzonte più ampio. A noi la competenza di stare in un orizzonte più ampio. Allora è evidente che la giunta però deve decidere. O la giunta decideva un anno fa, quando gli aspetti di facilità sembravano essere più a portata di mano, erano ghermiti, no? Erano lì, i numeri erano... Oggi c'è qualche novità. Allora, sommessamente, sapendo che in qualche modo le cose hanno una loro complicazione e non vorrei trovarmi nei panni della Presidente della Regione, che io immagino essere sempre quella che pensa due volte più di me, e non che pensa mezzo rispetto a me stesso, e cioè che non deve aver sbrigato alcuna cosa, e che proprio in ragione di una discussione così ampia e articolata che l'Aula ci ha offerto, perché io devo riconoscere e non posso non riconoscere che il ragionamento fatto anche da USAI, che è esattamente distante da me mille miglia, però non posso non riconoscere che nel ragionamento di USAI, e prendo lui per dire tutti gli altri, perché era all'inizio, non abbia dei caratteri di correttezza. Perché se no lo sposto e lo metto solo come diverso da me, mentre io devo trovare qualche cosa che si avvicini a me, veda qualche cosa che in modo tale si congiunga e non si disgiunga necessariamente per volontà di carattere politico, perché uno sta da una parte e uno sta dall'altra. E questa fatica in più mi va benissimo. Torno invece agli inizi, perché c'è un elemento di fondo che in qualche modo scardina il mio potere. Perché ha ragione l'assessore, e qui devo dare atto ad un elemento che sbalestra un po' il ragionamento complessivo, perché l'assessore, a nome del Presidente prima di tutto, credo, immagino, quando dice: beh, tu legislatore puoi anche indirizzare, tu legislatore puoi anche darmi qualche indicazione, tu puoi anche disegnarmi il cammino dove io devo consumar me stessa, però poi tu ti troverai spettatore, teorico, no? Il teoros, colui il quale guarda la partita, ma io sono nel fango. Cioè io sono colui il quale, la Presidente, o comunque l'assessore, o chi di competenza che governa le cose, rispondo dei fatti che riguardano l'amministrazione. Lei, giustamente, all'inizio, quindi lo ricordo, perché questo rimpicciolisce la mia dimensione. E non posso darmi il compito che compito non è mio. Io rimango qui e non sono di là. E io dico per fortuna, non vorrei mai star di là. A meno che io non sia Presidente della Regione, in quel caso sì. E può essere. In questo caso, proprio in ragione di questo modello che lei ci ha presentato e che scardina l'osservazione complessiva che ho posto, io farei ancora uno sforzo, e qui invece rivolgo il mio capo, è il mio capogruppo, in cui, visto che l'ora mi pare essere vicina e prossima alla mostra delle bellissime maschere, che ovviamente rappresentano ciò che l'uomo si manifesta, giusto, ma è finito, io... Com'è? Sì, allora, in questo caso io... Chiedo eventualmente, visto che non si va a votare adesso, qualche minuto di sospensione per cercare di capire quali possono essere i margini di un comportamento più adeguato rispetto al voto terminale. Grazie, Barillari, 7 minuti. 6 minuti, Barillari Massimo, scusate, fate parlare Barillari, prego, consigliere.
Comincio dal oggetto e dal tema che ha posto Travanuto e un po' tutti, secondo me, oggi, nel senso che comunque la decisione deve essere politica. Però quando parlammo di riforma ci incartammo e forse scivolammo su alcuni argomenti tecnici, anche non volendolo, perché eravamo un po' troppi scemi, nel senso medici, a parlare di questo. Certo, la decisione deve essere politica, ma deve essere, i tecnici devono dirla loro nel momento in cui, secondo me, Travanut, i tecnici devono dare gli elementi ai politici per scegliere, perché un politico certo che deve scegliere, la scelta deve essere politica, ma deve saper dire perché, deve sapere perché. E questo è fondamentale, secondo me. Io credo che di questo argomento, in quest'Aula, se non faccio male i conti, io sono quello che ha di diritto, più diritto di tutti, di parlarne, perché ho 4 figli, e quindi ho dato il mio contributo alla causa dell'ostetrice della regione, e ho fatto di più, sono tutte femmine, e quindi la causa dell'ostetrice la sento molto. A parte gli scherzi, perché voglio un po' sdrammatizzare un po' il clima che c'è, ho palpato la sofferenza e la passione con cui Pustetto ha fatto la sua relazione. Però andiamo subito al tema, come un po' nella nostra indole di chi opera spesso sul campo, per deformazione professionale. Quando parliamo di punti nascita, che poi a me non piace, a me piace più parlare di ostetricia, perché è questo che è il vero tema, e implica anche, e nel termine ostetricia c'è la complessità dell'atto, c'è la complessità del problema, noi non parliamo di una dotazione che un territorio deve offrire nella logica, quasi in una logica di marketing. A me stupisce che sia un tema considerato così sensibile e che venga così tanto, fra virgolette, in senso buono, strumentalizzato, perché sembra che sia una delle offerte, ma più in una logica di marketing che non in una logica di sicurezza, di sociale e di sanità. Il tema fondamentale, più volte ribadito anche nei vari interventi, anche questa intensità, il tema dell'ostetricia, che userò poche volte nella vita, e invece un attack che mi servirà 10 volte, 20 volte di più, e lì sì che c'è il concetto di spostamento, un attack che viene chiusa non desta nessuna rimostranza, nessuna sollevazione di popoli. Abbiamo detto il tema è la sicurezza. Se io devo andare a mangiare, se devo andare a un ristorante, pertanto, fermo restando che il faro è la sicurezza e non l'impaccio o il disagio che posso provare per andare a fare il parto, che lo faccio poche volte nella vita, perché gli ambulatori rimangono anche dove viene chiusa il servizio completo di ostetricia, compreso di sale parto. Io mi chiedo, se per andare a mangiare io faccio 30 chilometri, 40 chilometri, io mi piacciono le bistecche che fanno a Verzegni, ci vado spesso e ci andrò sempre più spesso, è un ottimo posto, mi trovo molto bene e mi piace andare lì. Allora, è possibile che io per andare a partorire io non possa andare a fare 40 chilometri? È possibile che io non possa andare, cioè io non riesco a capire perché questo tema, oppure c'è un tema di perché questa intensità, perché questa quasi speculazione su un tema del genere. E allora io chiedo anche a coloro che hanno parlato di non insistere troppo sulla sicurezza abbinandola alla distanza, non c'entra niente, ce l'ha detto anche il piano dell'emergenza, in cui questa cosa comunque non c'entra niente. L'emergenza ostetica non ha niente a che vedere con il piano dell'emergenza. L'emergenza ostetica è una cosa che ti capita in maniera non prevedibile in un momento quando sei già lì. E è questa la ragione per la quale si è andato a ridurre a livello continentale il numero di punti nascita, per favorire sì che ci fosse una concentrazione, ma non solo di professionisti, come ha detto, e di expertise, come ha detto Rotelli, ma di avere le tecnologie, questo l'abbiamo detto 1000 volte, mi spiace ripeterlo ancora. E questa è la ragione per la quale, se oggi succede qualcosa in un punto che per legge, in un posto, in un'ostetricia, che per legge non ha titolo formalmente di essere aperta, vi siete chiesti cosa succede? Un morto può succedere, e dopo andiamo sugli interventi sulle mortalità molto sgradevoli che vennero fatti da alcuni sindaci. Se c'è un morto oggi in un punto, in un posto, che non ha la dotazione organica perché non ha il numero di parti e non viene considerato adeguato, voi sapete benissimo cosa succede. Come?
Ecco, quindi questa è la prima cosa a cui noi dobbiamo partire, la sicurezza, e se noi stiamo garantendo in questa regione gli standard, io apprezzai molto quando e andai in consiglio comunale a Gorizia, quando la Presidente e l'Assessore ebbero, secondo me, quello che dobbiamo fare un po' tutti noi quando in questo momento, in questo passaggio della nostra attività, della nostra vita, passiamo per la politica, sono andate a, si dice mostrare la faccia, ma a me non piace dimostrare la faccia, sono andate a prendersi la responsabilità e i pomodori a Gorizia. Io quel passaggio l'ho apprezzato tantissimo, sono andate, hanno fatto, e hanno fatto quello che io avrei auspicato facessero anche sulla tisana. Perché io non capisco perché noi siamo arrivati a questo punto. L'ha detto prima Pustetto, ci sono due comunità che hanno cominciato a sbranarsi perché abbiamo venduto anche male il prodotto, abbiamo venduto male il tema. Secondo me, ti chiudo l'ostetricia, ma non te la chiudo per toglierti un servizio, la chiudo per la sicurezza, e abbiamo già detto tutti quello che bisognava dire su questo tema. Rimane senza lavoro, rimane senza trattazione la comunità, non c'è problema, abbiamo 1000 protesi d'anca e di ginocchio che vanno fuori regione, questi sono soldi veri, qualcuno l'ha detto prima, che lo abbia detto Santa Rosa, ti apro un polo di artroprotesi riportando all'interno della regione le 1000 protesi che oggi vanno in Veneto o in altri posti, e che oggi ci costano un surplus di esborso di 4 milioni di euro, 4-5 milioni di euro, quando i nostri professionisti, dandogli delle maggiori possibilità di budget, potrebbero farli in regione. E io con questo sistemo tutti, se noi facciamo la logica di mercato. Ma qua non dobbiamo fare marketing. Io credo che qua dobbiamo, e spero per l'ultima volta, affrontare un tema che però, una volta affrontato e discusso, è competenza della Giunta, e io auspico che lo faccia quanto prima, di prendere e assumere la decisione sulla base di elementi tecnici e, come abbiamo detto prima, sapendo perché si fanno certe cose. La querela sulla mortalità, a me dispiace molto, è stata prima tirata in ballo. Io ricordo è stata fatta un'interrogazione, vennero strumentalizzati dei dati sulle mortalità che non avevano nulla a che vedere con la mortalità delle puerpere o delle gravide. E tornare sulla guerra dei numeri, secondo il mio giudizio, è continua a far percorrere a questo Consiglio un percorso non corretto, non è un ragionamento industriale, non è una logica di marketing che noi dobbiamo avere, è una questione innanzitutto di sicurezza, è per questo che i numeri di parti andrebbero innalzati almeno a 1000, sono d'accordo con Cremaschi, e il ragionamento andrebbe fatto in senso più ampio. Concludo dicendo che, concludo Presidente, sicuramente la scelta è politica e deve essere politica, io sono contrario a questa mozione perché, e io credo, poiché chi l'ha scritta non è uno sprovveduto, non sono sprovveduti, credo che abbia in qualche modo sia fatta per mettere, diciamo, in una logica di dialettica politica e di speculazione. Dalla mia parte, per quel che è il mio personale pensiero, quale chiuderei? Sicuramente va tenuta aperta uno solo, per ora. Proprio perché noi dobbiamo innanzitutto garantire la sicurezza, ci sono le leggi del commercio per altre cose, ma non deve essere questo il ragionamento da cui noi traiamo i presupposti per ragionare in sanità, dove abbiamo speso di più. Io sinceramente concludo, auspicando che quanto prima venga fatta questa scelta, io sinceramente, dove si è speso di più? Sappiamo tutti dove è stato investito dalla precedente legislatura e ci c'è già una dotazione. Se io dovessi, guardando la cartina e guardando dove abbiamo investito la nostra regione, per non buttare via ciò che è stato investito in passato, è ovvio che chiuderei a titolo personale, chiuderei Palmanova e lascerei la tisana. Grazie. Allora concludiamo gli interventi generali con il consigliere Sergo che, siccome il Movimento 5 Stelle ha terminato i minuti, ha 3 minuti di tempo per l'intervento. Chiudiamo, con decennamento dei tempi in questi termini, chiudiamo poi gli interventi generali, chiudiamo la seduta poi, facciamo inaugurazione, riprendiamo i lavori, questa è la mia proposta, con l'intervento dell'assessore, le due repliche ovviamente dei presentatori e poi si va alla votazione della mozione in maniera tale, com'è? Boh, insomma, cerchiamo di, perché abbiamo un po' di lavoro ancora da fare ed è giusto che facciamo il lavoro. Innanzitutto prego Sergo, 3 minuti. Sì, grazie Presidente, ci provo, non ce la farò sicuramente, poi vorrò vedere anche tutti gli altri gruppi quanto hanno parlato, ma a sto punto mi toccherà. Allora, io ovviamente non intervengo aggiungendo nulla di più di quanto detto in quest'Aula ancora a maggio, né dal mio collega Ussai questa mattina. La nostra posizione è chiara, l'abbiamo esplicitata ancora di più. Siamo e riteniamo ovviamente che la tisana non vada chiuso. Qualora ci fossero dei dubbi, abbiamo anche detto che ovviamente anche su Palmanova
chiedendo il ritiro della mozione, della delibera, ovviamente abbiamo le idee chiare e quindi non mi dilungo oltre. Io intervengo su una questione che, Presidente, a sto punto diventa di fatto personale. Io potrei parlare anche stasera alle 8:30, non c'è problema. Il problema è che non c'è la Presidente e di questo mi dispiace. Perché nel corso dell'ultimo mese e mezzo, su questa vicenda, c'è stato un episodio che io definisco ovviamente grave, che mi ha riguardato in prima persona, a me e anche al consigliere Ussai. Perché qua dentro è ora di finirla. Allora, io sono già intervenuto a gennaio, a me dispiace che adesso c'è anche tutto questo pubblico presente, anche di giovani persone che dovrebbero avvicinarsi alla politica, ma è bene forse che sentano anche loro. Perché? No, forse non mi dispiace così tanto, perché devono capire dove sono i problemi del Paese. Perché io il 3 gennaio ho letto alcuni articoli di giornale a seguito di una conferenza stampa che è stata tenuta in Veneto, dai politici del Veneto, in cui si diceva chiaramente che c'era stato un accordo ancora nel corso del 2015 per chiudere il punto nascita e la tisana e lasciare aperto quello di Portoguaro. Ci sono tutti gli articoli di giornale presenti. Noi, per aver detto e scritto su un fatto un comunicato stampa dove diciamo se fosse così sarebbe anche grave, perché tutto quello che ci siamo detti noi qui a maggio, tutta la questione che ha visto coinvolti le comunità di Latisana, Palmanova, tutte le questioni sollevate anche dal consigliere Puzzetto, eccetera, eccetera, si potevano tranquillamente evitare, qualora quel tipo di decisione, invece di dirla solo ai politici del Veneto, fosse stata detta anche a tutti noi e a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Allora, il giorno dopo, ovviamente, titoloni sui giornali, Serracchiani spara zero sul Movimento 5 Stelle. Ora non si capisce perché la Presidente se la deve prendere con me invece di prendersela con chi eventualmente quelle dichiarazioni le ha fatte. No, però è facile sparare a zero sul Movimento 5 Stelle. E non è che ci è andata giù tanto tranquilla, perché la Presidente dice sono affermazioni false, strumentali, finalizzate unicamente a disorientare i cittadini e a cercare consenso. Si vergognino. Intanto ormai è la settimana della vergogna, quindi ci vergogniamo tutti. E ci vergogniamo anche noi, non c'è problema. È ora di finirla con questa guerriglia, solite bugie, effetti speciali da baraccone, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda la chiusura di la tisana, non c'è alcun retroscena svelato. Bene, questo era il 10 gennaio, arriviamo al 23 gennaio, anzi arriviamo prima ancora al 19 gennaio con un appello del Partito Democratico che chiede di tenere aperta la tisana ed eventualmente fare un accordo con il presidente Zaia. Parte una lettera della presidente Serracchiani a Zaia dove gli dice guarda, chiudi Portoguaro, cerchiamo di tenere aperta la tisana perché forse va meglio per tutti. Zaia risponde dicendo non se ne parla proprio, ma non solo, risponde il vicepresidente Forcolin del Veneto che dice no, adesso. Allora, dice, l'estate scorsa il governatore Zaia e la presidente Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, avevano trovato un accordo, vicepresidente di una regione, neanche un consigliere regionale, per evitare le fughe reciproche da una regione all'altra. Invece Serracchiani avrebbe cambiato idea negli ultimi tempi. Gli accordi sono stati cambiati in corsa e questo non ci sta bene. Perfetto. Bene, grazie, consigliere. Allora, no, Presidente, perché... No, non le prendo tanto, ha ragione, non le prendo tanto. Però io vorrei che si chiudesse questa discussione una volta per tutte, stabilendo due cose. Uno, che non sono una persona falsa, né tantomeno bugiarda. Due, vorrei capire chi sta mentendo. Perché è un mese e mezzo che noi abbiamo chiesto, chi sta mentendo? Allora, io chiederò le scuse della Presidente Serracchiani quando avrà il piacere di essere qui con noi per quello che mi ha detto e questa è una questione di fatto personale, però noi dobbiamo sapere chi sta mentendo, perché se ha mentito la Presidente Serracchiani è una questione, se ha mentito il Vicepresidente del Veneto e il Presidente del Veneto è un'altra questione, questa se la vedranno in Consiglio regionale Veneto, però di sicuro qualcuno dei due grazie. Qui sta mentendo e non sono io, grazie. Grazie a lei per la sintesi finale con la quale ha concluso l'intervento. Sono le 13:40, sospendiamo i lavori. C'è l'inaugurazione dell'interessantissima
mostra. Salutiamo, ovviamente risaluto anche a nome mio gli ospiti, i ragazzi ospiti, che spero abbiano assistito ad un momento interessante di dibattito in questo Consiglio regionale, che li interessa molto per il futuro. Siamo in inaugurazione, i lavori riprendono. La consigliera Bianchi, i congedi sono concessi. L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sulla mozione numero 178 e sulla mozione 179 riunite in unificate in un'unica discussione. Abbiamo esaurito gli interventi del dibattito generale, a parte la Giunta che ha chiesto di intervenire, e quindi la parola alla Giunta regionale. Prego, Assessore Tedesco. Presidente, ma io ho ascoltato ovviamente attentamente il dibattito, sono messo una serie di cose che poi mi richiamano a quello che è stato il mio intervento iniziale, al tema della responsabilità, che indubbiamente a volte richiede anche di avere una serie di informazioni che qualche volta forse non sono proprio quelle corrette. E credo non ci si debba addentrare qui nei numeri, nella questione dei parti, ma credo che l'importante sia fare un ragionamento più generale. Io vorrei richiamare l'ultimo intervento, quello del consigliere Sergo, per un chiarimento, perché al di là insomma di quello che lui ha, dello scambio di battute con la Presidente, ovviamente non compete a me, la Presidente credo abbia già chiarito sulla stampa alcune cose con lei nella questione della vostra dialettica. Vero è che però invece per quanto riguarda i rapporti istituzionali tra le regioni, io non credo ci si debba basare sugli articoli di giornale ma sugli atti ufficiali. Gli atti ufficiali ci dicono che la programmazione della Regione Veneto prevede un punto nascita a Porto Gruaro. La programmazione della Regione Friuli Venezia Giulia prevede due cose: un punto nascita tra la Tisana e Palmanova, nell'azienda sanitaria ex Bassa Friulana, e per esempio, siccome è stato citato e non vorrei ci fossero equivoci, prevede un punto nascita nell'ospedale di Tolmezzo, con le motivazioni che abbiamo sempre detto: l'ospedale di Tolmezzo è l'ospedale della montagna, quindi su questo non ci sono né dubbi né ci devono essere equivoci. La sicurezza si garantisce lì con un altro sistema, ma vede, è proprio perché è complicato. Per garantire la sicurezza bisogna mettere una serie di standard che devono essere giustificati appunto dalla eventuale pericolosità. Ricordo che chi abita a Forni di Sopra o a Sauris oggi ha già una distanza notevole rispetto a Tolmezzo e una viabilità che sicuramente non è quella autostradale. Ma a prescindere da queste cose, io ci tengo a richiamare gli atti di programmazione e dire che quelli sono, e perché sono quelli coerenti anche con la riforma. Perché sono coerenti con la riforma? Ricordo solo una questione, un dato. Non è solo il punto nascita, ai punti nascita sono collegati i reparti di pediatria. Noi nell'ospedale unico di Palmanova La Tisana abbiamo due reparti di pediatria, ed è bene che tutti i cittadini lo sappiano, con una media di ricoverati di meno di 2 bambini al giorno, però i cittadini li pagano come reparti che sono comunque coperti al 100%. Se la nostra riforma ha una sua coerenza, come ricordava il consigliere Rotelli, noi abbiamo anche detto che dobbiamo dare qualità, sicurezza e sostenibilità a un sistema dove magari mi piacerebbe un giorno che in questo Consiglio si prendesse magari la briga di discutere del fatto che mancano alcune strutture di riabilitazione, di strutture per i malati con le gravi cerebrolesioni, che richiedono sicuramente risorse. Sono le risorse che noi stiamo trasferendo attraverso la riforma, e gli atti di programmazione che abbiamo fatto sono esattamente coerenti con questo. Detto questo, la cosa che sicuramente trago al termine di questa discussione utile è che bisogna decidere celermente. Sicuramente abbiamo aspettato anche troppo, e quindi a questo punto credo che insomma la Giunta si assumerà le sue responsabilità. Grazie. Bene, grazie. A questo punto le repliche dei relatori, se si vuole intervenire, i due presentatori. Ussai, prego. Intanto ringrazio l'assessore per questa ultima dichiarazione, che credo sia importante, nel senso che bisogna decidere, e questa è una cosa che bisogna poi assumersi la responsabilità delle decisioni che uno fa. E, diciamo, volevo dire anche in replica di alcune cose che sono state dette
precedentemente, che devo constatare che tutti i medici che hanno parlato qui in quest'aula hanno richiamato alcuni principi che io condivido personalmente, che sia quello della sicurezza del collega Barillari, dove tra l'altro il collega Barillari ha detto io secondo me se dobbiamo mantenere uno manteniamo la tisana, questa è la dichiarazione del collega Barillari che penso sia agli atti. Il dottor Rotelli ha detto ci vuole la coerenza con la riforma. Ecco, io ricordo che nella riforma dice che ci vuole equità di accesso nella fruibilità dei servizi, per cui la posizione geografica non è indifferente, lo è per Tolmezzo, ma lo è anche per la tisana, che dovrebbe essere l'ospedale del mare dal mio punto di vista. La dottoressa Cremaschi, anche collega, ha parlato di piano dell'emergenza, che dovrebbe esserci una coerenza. Ecco, il piano dell'emergenza-urgenza stabilisce strategico la tisana dandogli un'automedica. Se coerenza deve essere, come sostiene anche il dottor Rotelli, quello dovrebbe essere un posto strategico, perché se no perché ci abbiamo messo un'automedica? Quindi le decisioni dovrebbero essere coerenti. Tra l'altro la collega Cremaschi diceva dobbiamo avere il coraggio poi di andare a spiegare nei territori. Ecco, ricordo che la precedente mozione che abbiamo depositato in quest'aula non era manteniamo entrambi, ma era se la giunta vuole decidere, noi in maniera non strumentale come ha detto qualcuno, ma in maniera coscienziosa vi diciamo perché, quale secondo noi è quello giusto, anche se giustamente le scelte spettano a chi governa la regione, e vi spieghiamo anche il perché. Non solo, ma io personalmente sono andato nel consiglio comunale di Palmanova a parlare col sindaco e a spiegare ai consiglieri comunali perché avevamo presentato quella mozione, perché noi non abbiamo niente contro Palmanova, ma perché, come ha detto qualcuno prima, mi sembra anche Paviotti, certe scelte vanno fatte nell'interesse generale e non solo di una zona. Ecco, le nostre preoccupazioni è che l'assessore conosca quale dovrebbe essere la soluzione migliore, ma che possano prevalere scelte politiche. Io mi auguro di no, mi auguro che questo non succeda, e vorrei concludere dicendo che sicuramente bisogna dare certezza alle mamme che adesso come adesso non sanno, pur facendo il percorso nascita lì, dove andranno a partorire. Grazie. Grazie. Riccardi, quindi. Grazie Presidente. Io qualche considerazione su tutto quello che ho ascoltato la voglio fare, e la voglio fare fino in fondo, perché credo sia stata una giornata, abbiamo dedicato 2 ore a un tema importante che abbraccia il tema del punto nascita della tisana, ma secondo me questo è uno dei temi dentro il quale si è affrontato una partita non banale. E vorrei dire subito a Barillari che se lui pensa che qualcuno abbia presentato questa mozione per strumentalizzare o specularci sopra, dico, mi dispiace aver ascoltato da lui queste cose, e spiegherò il perché. E gli spiegherò il perché. Io sono molto d'accordo, pur non condividendo niente di questa riforma, è noto, no? Su quello che ha detto l'assessore e quello che ha detto Rotelli. No, perché quando si parla di sanità in questo consiglio regionale bisogna parlare della telesca di Rotelli, no? Voi che pensate di governare le robe non avete capito, no? Come funziona. E al di là della diversità di posizione, condivido molto il fatto che ci siano delle responsabilità che devono essere assunte qui dentro e altre che devono essere prese fuori, su uno schema di gioco che vi siete votati. E allora vi faccio una domanda. Se aveste preso la decisione che andava presa in coerenza con tutti gli atti e la riforma che avete fatto, noi oggi saremmo qua a discutere di questa cosa? Saremmo qua a discutere e avremmo passato quest'anno a vedere 2 comunità che si sbranavano, i medici che dicevano uno che non è sicuro e l'altro al contrario per difendersi. Cioè, è questa la responsabilità che richiamate incolpando il Consiglio regionale di occuparsi di un problema che non siete stati ancora in grado di risolvere? Allora, a parte che io sono molto interessato a capire, poi le mozioni sono sostanzialmente lo stesso, potremmo anche farne una insieme, aggiungerci le firme.
E vorrei capire, a proposito di quello che ha detto Pari di Carnelutti prima, se quell'emendamento che lui ha proposto, qual è l'opinione dell'emendamento che ha la maggioranza, che ha la giunta regionale. E guardate, voglio dire una cosa, perché questo è il nodo centrale che ci ha accompagnato fino ad oggi e ci accompagnerà, non solo fino alla fine della legislatura, anche nel pieno della campagna elettorale, quando sarà finita questa legislatura per la prossima. Allora, io sarò anche l'ultimo dei giapponesi e quindi potrei non saper leggere l'italiano. Però se un consigliere regionale o due consiglieri regionali vanno a parlare da un ministro e poi escono delle cose, al di là della difesa istituzionale che gli va riconosciuta, che ha fatto Pari di Carnelutti oggi, cioè non è che Gesù Cristo è morto di freddo, no? Cioè, non è che qui tutti immaginiamo che uno ha detto una roba, quell'altro si è sbagliato e non è volato qualche piccione viaggiatore con due sberlottoni nei confronti del ministro, dove la Presidente della Regione, oh, fatti gli affari tuoi, metti a posto sta roba. No, perché qui si è mica andati ieri, no? Cioè, non è che qua... Sì. Allora, e questo, guardate, che questo è il nodo centrale di tutta la discussione che abbiamo fatto e del percorso che ci sta accompagnando nel corso di questa legislatura. L'estetica, cioè quello che esce. Allora, io su questo voglio essere molto puntuale, anche perché a chi richiama la responsabilità, ecco, io dico, è questo è responsabile. Questo è responsabile. Cioè, non spiegare che nel giochetto, che bene ha spiegato Pustetto, meglio di lui non poteva spiegarlo nessuno, che se tu fai un bando poi ne metti un altro, poi fai un tempo indeterminato, poi... oggi l'assessore ci ha spiegato che quel bando lì non serve a niente perché sono 16 che ci sono già, e allora perché l'avete fatto? E allora perché non venite a dire che quella roba lì non serve? Perché non dite a quei 16 che hanno presentato le domande che se le mettono via che non serve? Perché avete fatto un altro bando a tempo determinato? Allora, su queste cose si gioca... voi non potete, lei non può giocare con la nostra intelligenza, no, lei gioca con la nostra intelligenza, perché questi sono giochetti da cortile, e se è giusto che i tecnici si assumano la responsabilità rispetto a decisioni che competono loro, allora che questi tecnici decidano e non ci facciano e non facciano scontrare lo sforzo di gente che di cuore si muove sostenendo le ragioni di un punto nascita rispetto a qualche altro sindaco dall'altra parte che fa il contrario. Allora, la chiudo così anche perché vedo qui un signore tra il pubblico che saluto e lo prendo proprio ad esempio, che si chiama Giorgio Mattassi, che ha fatto l'assessore regionale, il quale in una legislatura non banale, insieme ad altri due signori, che si chiamavano Giampiero Fasola e Roberto Molinaro, sono riusciti a fare quella cosa che voi non siete riusciti a fare. Cioè quello di capire in che modo era necessario fare un'operazione difficile, probabilmente non popolare, e hanno messo insieme quest'Aula e hanno difeso un processo di riforma che ha avuto una metodologia esattamente opposta alla vostra, che continuate a difendere con l'estetica e con i piccioni viaggiatori. Allora io mi auguro che questa decisione alla fine la si prenda e non venite a dirci che questa è una scelta tecnica, perché se fosse stata tecnica questa scelta sarebbe stata già presa. Allora io voglio vedere se quello che l'assessore ci ha detto oggi, cioè l'abbiamo tirata troppo, voglio vedere se questa decisione arriverà prima del 6 giugno. Bene, grazie. No, è chiuso. Va bene, allora andiamo quindi alla, sì, cioè, è stato alla fase della votazione. Certo. Richiamo regolamento, prego Colautti. Barellari, lei su cosa vuole passare? Perché da quello che cominciano a mancarmi alcune funzioni per l'età che sopraggiunge, ma la memoria ce l'ho ancora, senza scomodare l'amico Mattassi, ma potremmo
di chi ha assunto negli anni decisioni pesanti, appunto, eccetera. No, c'è un tema che pongo a cui nessuno ha risposto. C'è stato un emendamento. No, no, adesso arriviamo. No, 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 eh beh, vabbè, ma posso avere la parola? Certo, certo. Oppure no, perché potrei certo. Anche adesso non avere più la parola, eccetera. Allora, io, questo non è perché c'è una posizione molto chiara qui oggi, da parte del gruppo dell'NCD, molto chiara, che tra l'altro sta molto anche sull'estetica, ma più che sull'estetica, sul modo anche di, come dire, confrontarsi e rapportarsi a forze politiche e a persone che io capisco che quando si governa bisogna essere molto diretti, molto forti, ma che quando travalicano il bon ton, evidentemente poi fanno, come dire, vincere la reazione piuttosto che la condizione del merito. E siccome ieri abbiamo dato una dimostrazione di come si possa non arretrare, ma sicuramente ragionare per il bene collettivo, sarebbe bene che questa cosa diventasse, per qualcuno che ovviamente è eletto direttamente dal popolo, quindi fa quello che vuole, si sappia che comunque ci sono momenti, situazioni e persone che mettono al primo piano anche la correttezza dei rapporti. Bene, bene. Detto questo, quindi c'era un emendamento che poi è la sintesi del nostro atteggiamento rispetto al tema, che abbiamo appiccicato per la prima mozione, eccetera, eccetera, a quella del Movimento 5 Stelle, che quindi è sostitutiva, per cui ovviamente era, come dire, un assist di ragionamento, che aggiunge una questione, una motivazione che mi pare Travanut abbia molto ben rappresentato, se ho capito bene, ho chiesto ai ragazzi, poi lì hanno capito, no? Il tempo che si intorcola, hanno capito benissimo, no? Che quindi non siamo un anno fa. Allora, volevo capire se rispetto a questo ragionamento che i ragazzi hanno capito molto bene, è una questione che ha un senso, non ha un senso, è retorica, non è retorica, perché io peraltro rispetterò ovviamente assolutamente le decisioni che prenderà la Giunta, non farò l'uomo sandwich né in nessuna campagna elettorale perché non mi interessa, le battaglie queste qui le faccio qui, poi andrò a spiegare le mie ragioni, quindi su quell'emendamento lì vorrei sapere se viene accolto, se può essere integrabile, se può essere parte di un ragionamento oppure no. Bene, infatti volevo dare la parola per l'illustrazione dell'emendamento, perché siamo nella fase della votazione. Allora, è stato un emendamento che è stato anche illustrato, quindi a questo punto c'è il pronunciamento sull'emendamento, sicuramente da parte uno del relatore, del presentatore della mozione che è interessata all'emendamento, due da parte della giunta regionale che ovviamente si pronuncerà sull'emendamento e sulla mozione. Allora, siccome l'emendamento è alla mozione 178, primo firmatario Ussai, chiedo a Ussai se si pronuncia sull'emendamento. Ho cercato di leggere con attenzione l'emendamento, anche se non ho capito esattamente tutto, però mi sembra di aver capito che viene chiesto un impegno alla Giunta per fare una valutazione di quelli che sono i flussi reali, e questo credo che è una cosa che già l'assessore avrebbe dovuto fare. Si chiede di assicurare la funzionalità completa, che è già l'impegno che c'era nella mozione precedente, per cui non credo che aggiunga molto, e poi di trovare un accordo col Veneto. Questa cosa è anche interessante, per cui sicuramente una cosa che andrebbe fatto proprio nell'ottica di garantire un servizio ai cittadini, al di là che sia un ospedale del Friuli Venezia Giulia o che sia un ospedale del Veneto. Però visto anche l'emendamento, che è un elemento sostitutivo della mia mozione, quindi non aggiunge un punto, se avesse aggiunto un punto sarei anche stato d'accordo, ma è un elemento sostitutivo, come è stato fatto anche l'altra volta. Lui c'è il dispositivo. Per cui sostituisce il dispositivo, come hanno fatto anche l'altra volta al PD, per cui vedo che c'è anche un modo di agire, che ormai di nuovo centrodestra sta andando in quella direzione lì. Io, se c'è la volontà di accogliere e di aggiungere qualcosa, volentieri, altrimenti noi votiamo contro. Se vogliono aggiungere qualcosa, chiedo la sospensione, se no altrimenti voterò contro questo emendamento. Grazie. Va bene, quindi la posizione sull'emendamento è: o è aggiuntivo, se è sostitutivo viene ovviamente respinto. Cioè viene respinto, c'è il parere negativo, contrario, poi insomma tutti si comporteranno di conseguenza. Va bene, allora a questo punto... Sì, no, d'accordo.
No, al proponente l'emendamento c'è la volontà di trasformare questo punto in aggiuntivo come punti o no? Prego sinteticamente, grazie. Allora, visto la situazione che sta creando, noi chiediamo se questo aggiuntivo può essere aggiunto a questo dispositivo aggiuntivo, può essere aggiunto a questo punto all'ordine del giorno di Forza Italia, che è molto più vicino al nostro. Quindi voi di fatto chiedete di trasformare rispetto alla mozione 168, trasformare sulla mozione 179, sì, e diventa aggiuntivo. Sì. Va bene, quindi allora con questa modifica al 100 viene fatta la mozione 179 e non è emendamento sostitutivo ma è aggiuntivo. È aggiunto. Va bene, quindi la giunta sulla mozione 178 a questo punto senza nessuna modifica. Come si pronuncia? La giunta come si pronuncia sul 178? Giunta come si pronuncia sulla 178? Va bene, la giunta. Allora la giunta. Va bene. Se stira fuori il microfono e fa il microfono così rimane anche a verbale, grazie. Alla giunta? No. No, va bene. Allora poniamo in votazione la mozione 178, è aperta per appello nominale, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Andiamo quindi alla mozione 179. Prima di tutto voteremo l'emendamento aggiuntivo e poi la mozione. La giunta come si pronuncia? Giunta no. Va bene, allora andiamo all'emendamento aggiuntivo. Sulla mozione 179 è aperta la votazione. Chiusa la votazione, il Consiglio non approva. Andiamo quindi alla mozione 179, non modificata, è aperta la votazione. Chiusa la votazione, il Consiglio non approva. Bene, quindi si esaurisce il punto all'ordine del giorno, ritorniamo al punto numero 2, seguito della discussione sul disegno di legge 129. Ripristiniamo l'ordine degli interventi che erano ancora in esaurimento. Novelli, prego, poi nel frattempo. C'era solo Novelli? Allora la proposta che facciamo è quella di concludere il dibattito generale e poi fare una sospensione. Assessore Bozzanello, no? Dibattito generale, poi sospensione per verificare gli emendamenti e nel frattempo anche facciamo una capigruppo per definire eventualmente il percorso. Sì, beh, la sospensione e valutare gli emendamenti. Va bene? Quindi ci sono ancora due interventi iscritti. Novelli, prego. Grazie Presidente, ma io difficile. Io intervengo sul DDL 129
partendo dall'emendamento, quindi parto da un emendamento che è l'emendamento degli amici del 5 Stelle, il 57 quinques 1, e che tratta la materia delle dipendenze da gioco d'azzardo. Credo, come già stato detto, che questo emendamento non raggiunga, anche se votato, il nobile scopo per il quale è stato preparato. In questo emendamento sono menzionati gli esercizi pubblici. Sappiamo perfettamente che tra gli esercizi pubblici non rientrano né i tabacchini né le sale giochi. Allora, se dovesse essere approvato questo emendamento, che sostanzialmente dice di togliere questi apparecchi installati entro 2 anni con regole del gioco che erano regole del gioco con le quali gli esercenti